Allora io dico pochissime parole per presentare Matteo Boero, che è il fondatore e il capo di Maieutical Labs, e Zoe Martini, che è la responsabile dell'italiano all'interno di questa casa editrice d'avanguardia, ecco, d'avanguardia nel settore della digitalizzazione, come avete già sentito dalle parole di Matteo Boero in questo preambolo informale. Molti di voi lo ricorderanno da una lezione che ha fatto nel corso di 2 o 3 anni fa. Dico molti di voi perché abbiamo una notevole fidelizzazione dei nostri corsisti, e se no gli altri impareranno a conoscere i due oggi. Vi faccio vedere, ecco, la grammatica italiana per padronanza. È vero, questo è un titolo specifico che i nostri ospiti ci spiegheranno che cosa vuol dire. Grammatica italiana per padronanza, volume A e volume B, sono i classici. Volume A, la grammatica, diciamo, volume B, comunicazione, lessico, testualità, ma io richiamo la vostra attenzione solo su un aspetto, e cioè queste meravigliose vignette come quelle dell'IKEA. Cioè, io questo lo trovo geniale, ecco, e quindi non rubo altro tempo e vi passo la parola. Sicuro che la loro lezione sarà proprio perfettamente centrata sul tema generale del corso di quest'anno, che rappresenta un filo conduttore. Allora, a te, Matteo. Allora, buonasera a tutti. Io provo a condividere perché non ho ancora fatto e quindi vi condivido il mio schermo. Allora, io farò una piccola introduzione con qualche numero e poi passerò la parola a Zoe che vi presenta la piattaforma, perché poi la cosa più interessante è vederla all'azione. Io ritorno alla fine con qualche dato, così vi facciamo vedere anche un po' qual è il nostro approccio editoriale, come ragioniamo quando produciamo dei contenuti e quando, insomma, pianifichiamo appunto un'opera a livello editoriale. Grammatica italiana per padronanza, cosa significa? Noi lavoriamo su un'idea metodologica, in realtà anche piuttosto in là con gli anni, risale sostanzialmente a teorie blumiane degli anni 70. Il mastery learning in italiano si può tradurre, lo traducono normalmente come apprendimento per padronanza. Consiste sostanzialmente di un approccio fondato su tre principi cardine. Il primo di questi è scomporre, cioè cerchiamo di scomporre le informazioni in modo tale da renderle più facilmente assimilabili dai nostri studenti. Questo sia per, insomma, semplificare la vita per certi versi, sia perché questo ci permette un monitoraggio più molecolare, più, insomma, attento, più sgranato, ecco, di tutti i vari requisiti di base che oggi rappresentano un grosso problema. L'idea è quella che tu non passi a un livello successivo del medesimo argomento, e tanto più a un argomento successivo, prima di aver raggiunto una padronanza minima sufficiente di quello precedente. Quindi, ovviamente, prima di far tradurre, per esempio, questo è un esercizio di latino, una frase collaborativa assoluto, per esempio, la facciamo analizzare, la facciamo manipolare e successivamente gliela facciamo tradurre. Questa scomposizione la applichiamo praticamente a tutti i saperi complessi, a tutti i saperi, in particolare a quelle materie appunto cosiddette laboratoriali, che presuppongono un certo esercizio a casa, una certa frequenza di esercizio. Il secondo punto e fondamentale del mastery learning è stimolare l'autonomia. Cosa vuol dire? Vuol dire che tu passi al livello successivo, quello di cui parlavamo prima, soltanto quando dimostri una padronanza minima. Questo concretamente significa che finché tu non dai ai nostri software la dimostrazione di essere in grado di raggiungere un certo livello, che noi misuriamo in una quantità di step corretti, di esercizi corretti, non passi a quello successivo.
Questo principio di base, che in realtà fa sì che banalmente, se io assegno un argomento, gli esercizi che, come dire, che fa Tizio e che fa Caio saranno calibrati in, come dire, in proporzione alle loro risposte, fa sì che più tiri a caso, o comunque più fai scendere l'attenzione, più la macchina eroga esercizi, ti tiene lì sul pezzo. E questo a sua volta fa sì che dopo 4-5 esercizi in cui evidentemente i ragazzi non si ritrovano, siano costretti a fermarsi, a consultare gli strumenti teorici compensativi che ci sono in linea e a alzare il loro livello di attenzione, cioè stimola l'autonomia. Il grosso lavoro che abbiamo fatto in questi anni è far sì che il rapporto uomo-macchina, che in genere è sempre percepito da un utente come un rapporto di superiorità dell'utente umano rispetto alla macchina, sia legato, sia vincolato a un principio di, diciamo così, correttezza. Per cui se tu procedi in maniera concentrata, in maniera attenta, sicuramente farai meno fatica, ci metterai meno tempo che non se tu invece procedessi in maniera più disorganizzata, meno attenta, eccetera. Questo sviluppa una certa autonomia di metodo da parte dei nostri utenti. Sono costretti a metterci la testa, mettiamola così. E l'ultimo, ovviamente, che fa parte un po', come dire, è un po' il corollario di quello che ho appena detto, è però gratificarli, cioè far sì che nel processo di apprendimento loro abbiano sempre, come dire, un minimo di gratificazione quando fanno bene, e quindi questa cosa li porti avanti. Sono elementi cosiddetti di gamification, di gioco, per cui per esempio c'è in ogni esercizio una bandina verde, forse la vedete anche qua, che va avanti quando fai bene. L'obiettivo è quello di arrivare alla fine di una lezione. Sono lezioni che cubano mediamente 15-20 minuti di lavoro, per poi fare una pausa e cominciarne un'altra. Questo sistema, quindi, di differenziare gli esercizi sia in qualità in base agli errori, sia in quantità in base agli errori, fa sì che il tasso medio di errori sulla disciplina, qui parliamo discipline, come dicevo prima, laboratoriali, quindi può essere grammatica italiana, grammatica latina, matematica, scenda nel tempo di circa un 30%, cioè in 6 mesi di utilizzo della piattaforma con cadenza settimanale, 1, 2, 3 ingressi settimanali, il tasso di errori sulla disciplina scende del 30%, e questo vuol dire che, insomma, mediamente scende anche del 30% il numero di debiti formativi alla fine di un anno di una classe che si allena costantemente in piattaforma. È come una palestra, quindi è chiaro che noi non abbiamo la bacchetta magica, non promettiamo miracoli, non promettiamo a un 4 di passare a 8 nell'arco di un semestre, ma magari quel 4 passa a un 5 al 6, passa a un 6, e in questo caso, appunto, come dire, si solleva dal debito, un 6 può passare a 7, eccetera, eccetera, eccetera. Vediamo qualche dato di utilizzo. Questo è interessante perché vi fa vedere che cosa è successo durante la pandemia. Vedete due curve qui, perdonate il numero di grafici che vi farò vedere, ma per forza, per fare certe cose occorre usare dei grafici. Quello blu è l'andamento della piattaforma durante la pandemia, quello arancione è quello precedente, cioè l'anno precedente. Quindi noi abbiamo, come dire, messo a paragone quello che è successo nell'anno 2019, quindi dal 1 gennaio del 19 al 1 gennaio 2020, e poi quello che è successo durante la pandemia. La pandemia chiaramente non è scoppiata il 1 gennaio 2020, un pochino dopo, a marzo, anzi alla fine di febbraio, però è molto interessante che proprio appunto a marzo vediate quei picchi. Ecco, quei picchi vuol dire che gli utenti su Itaca sono aumentati, come vedete, da 21.000, sono triplicati e sono passati a 71.000. Questi sono utenti mensili. Quindi noi siamo passati da un numero di studenti di circa 22.000 nel mese di nell'anno 2019 a 71.000 al mese nell'anno 2020. E sotto vedete anche le sessioni di lavoro. Quindi se prima erano circa 100.000, abbiamo triplicato anche le sessioni di lavoro. Questo è interessante perché in realtà le sessioni di lavoro vi dicono, ok, che quasi sempre queste non sono piattaforme che si usano una tantum, come può succedere, anzi succede molto spesso per l'espansione dei libri di testo. Queste sono piattaforme che si usano settimanalmente, e senza usarle settimanalmente probabilmente, anzi sicuramente, non avrebbero il loro effetto. È proprio come una palestra.
Per cui uno dei problemi grossi del digitale che noi incontriamo con gli studenti, con le classi, è quello di far capire a chi le usa, ai docenti, agli studenti, che ne hai un riscontro quando ti ci applichi regolarmente, un po' come in tutti, appunto, con tutti gli strumenti che usati una tantum, come dire, magari possono avere un effetto di engagement temporaneo, ma non hanno poi un effetto di, non hanno un impatto sugli apprendimenti. Vediamo questo dato che è altrettanto interessante ed è quello che vi dicevo prima, quindi le lezioni totali, le unità di apprendimento che noi abbiamo erogato si sono moltiplicate con un fattore 4 praticamente, da 200.000 a quasi 1 milione. Il numero di sessioni per utente non è cambiato così tanto perché alla fine ci si allenava già prima, quindi è aumentata la quantità di volte, la quantità di studenti, ma non la quantità di volte che ogni studente fa più o meno in piattaforma, e siamo più o meno tra le 4 e le 5 volte al mese, ok? E è aumentata la durata della sessione, quindi siamo passati da 13 minuti a 16, e come vedete, come dicevo prima, la cosa interessante è che mentre prima l'80% entrava da mobile, cioè entrava da telefono, con la pandemia improvvisamente il 44% di studenti è entrato da PC, cioè il PC ha ripreso quota, come se finalmente questo strumento fosse entrato un pochino più solidamente, non è ancora maggioritario, dentro l'utilizzo, dentro lo sfruttamento della piattaforma. E vedete che qui il tablet è sempre stato e continua a rimanere molto piccolo, anzi addirittura è diminuito. Quindi per dirvi che in realtà quella che è stata per anni la campagna, insomma, non dico di propaganda, ma comunque insomma la campagna di digitalizzazione del Ministero, qui fa vedere davvero concretamente sul campo la propria inefficacia. Il Ministero non ha mai dotato sostanzialmente all'interno delle classi, se non di LIM, di altri strumenti che non fossero i tablet. Questo secondo me è stato un grosso errore, poi fortunatamente non è stato replicato, speriamo che, come dire, non tornino sui loro passi. Vediamo un dato interdisciplinare che secondo me è interessante, perché noi siamo molto forti soprattutto al biennio di tutte le scuole, ma ovviamente sapete che la scuola in Italia più frequentata in assoluto è il liceo. Il liceo nella fattispecie il liceo scientifico, ma anche gli altri ordini. Ecco, qui vedete il confronto tra Itaca, che è la piattaforma di italiano, e Alatin. Anche Alatin ha avuto, come dire, una crescita molto forte degli utenti e anche, come dire, una crescita importante delle sessioni di lavoro, anche se, devo dire, in proporzione Itaca è cresciuta di più, ok? Quindi Alatin cuba un maggior numero di sessioni, un maggior numero di utenti, però nella fase di, come dire, di pandemia è cresciuta di più. Questo perché Itaca probabilmente, appunto, si diffonde più trasversalmente su tutti i tipi di scuole, mentre Alatin in qualche modo è più legato soltanto agli indirizzi liceali tradizionali, quindi il classico, lo scientifico tradizionale, in parte, anche se minore, il linguistico e le scienze umane. E un dato interessante, come dire, complessivo, lo si vede soprattutto dalle lezioni, ecco. Nel periodo pandemico i due messi insieme hanno erogato circa 5 milioni, okay, di esercizi, cioè di lezioni. 5 milioni di lezioni vuol dire circa 100 milioni di esercizi. Ed è importante questo dato perché vi fa capire che i dati su cui noi lavoriamo non sono di nicchia, ecco, sono dati ormai a livello nazionale importanti. Poi ovviamente non copriamo tutte le scuole d'Italia, abbiamo un numero limitato di classi ancora, però ecco, sono dati che dal punto di vista statistico cominciano a essere veramente rappresentativi del sapere reale, almeno su italiano latino, che noi riscontriamo nelle classi. Qui vi fa vedere, ecco, un dato, e qui io chiudo e passo poi la parola a Zoe, anche per evitare di annoiarvi con troppi dati, però ecco, qui vi fa capire qual è la differenza tra i due applicazioni di italiano e di latino in termini di frequenza di utilizzo. E questo, come vedete, ovviamente si usa di più il latino di quanto si usa l'italiano, è dovuto fondamentalmente al quadro orario, nel senso che il latino, nel peggiore dei casi, prevede 2 ore settimanali, quelle che si fanno al liceo linguistico, ma il più delle volte si parla di almeno 3 ore settimanali.
la grammatica italiana, ahimè, questa sconosciuta, al liceo o comunque alle scuole superiori, quando va bene si fa una volta alla settimana. Può succedere che, insomma, un'ora alla settimana, può succedere che alcuni, vedendo le lacune importanti che si registrano nell'ingresso del liceo dopo la scuola media, facciano 2 ore settimanali il primo quadrimestre, ma quasi sempre poi si porta nella seconda parte dell'anno a fare un'ora. Questo secondo me è uno dei grandi problemi poi dell'italiano nel quinquennio successivo, nel senso che sembra strano dirlo, ma facciamo veramente poca grammatica rispetto a quella di cui ci sarebbe bisogno, soprattutto considerando poi i livelli che poi andremo a vedere dopo l'intervento di Zoe, che noi registriamo in termini di competenza grammaticale e soprattutto, come dire, in termini di ricaduta sulla comprensione del testo, parlando anche e banalmente di testi di base, di testi di complessità molto semplici, per non dire elementare. Io qui mi fermo, lascio la parola a Zoe e poi torno con qualche dato un pochino più, come dire, di area, un pochino più sui contenuti, ok? Ok, buongiorno. Beh, Matteo mi ha già ampiamente introdotto, insomma, ha introdotto quello che andrò a fare, quindi sostanzialmente vi mostro, entro nel vivo di quella che Itaca e vi mostro come funziona. Quello che vedete è il sillabo di Itaca digitale, avete visto prima in apertura il suo cartaceo. Itaca può vivere, come dire, con l'abbinamento di cartaceo e digitale, può vivere anche del solo digitale, nel senso che in molte classi in realtà viene adottata la piattaforma e può essere utilizzata chiaramente in parallelo con qualunque altro libro di testo, quindi come laboratorio aggiuntivo. In realtà vive anche da sola, in qualche caso, non sono molte le classi che lo fanno, ma in qualche caso in effetti viene adottato solo il nostro digitale come unico strumento, perché di fatto, come vi farò vedere, contiene anche tutta la parte di teoria, che è esattamente la stessa che trovereste insomma anche sul nostro libro, quindi è una teoria completa. Quello che vedete è appunto il sillabo di Itaca. Itaca è un sillabo assolutamente tradizionale, quindi niente di nuovo, ecco, rispetto alle altre grammatiche comunemente adottate a scuola. Preciso che si tratta di una grammatica pensata per il biennio delle superiori, sapendo che molti docenti oggi sono delle medie. In realtà ne approfitto per dire che stiamo lavorando a una versione di Itaca per le medie dedicata. Quindi, insomma, dovremmo arrivare per il prossimo anno preparati anche per offrire qualcosa ai docenti delle medie. Vi dicevo, il sillabo è un sillabo assolutamente tradizionale, quindi si parte con questa prima sezione dedicata ai test di ingresso, quindi vari ripassi. Si passa alla fonologia, ortografia e punteggiatura, morfologia, e poi seguono ovviamente la sintassi della frase semplice e quella del periodo, quindi della frase complessa. Chiudono le parti su comunicazione, lessico e testualità, che sono quelle che appunto per Itaca cartaceo stanno dentro il volume B. C'è ancora una piccola sezione dedicata all'Invalsi, dove vi proponiamo gli esempi ufficiali e le prove storiche, quindi le prove storiche per le prove più vecchie, gli esempi ufficiali per quelle nuove che sono computer based, quindi non hanno più davvero degli storici, insomma, disponibili. Sillabo tradizionale, un metodo appunto un pochino diverso, quindi Matteo vi ha introdotto prima i principi base del mastery learning o apprendimento per padronanza. E cosa succede con l'apprendimento per padronanza? È certamente fondamentale, è certamente fondamentale monitorare l'apprendimento dei propri studenti. Quindi, come si fa a monitorarlo? Li si verifica, ecco, li si verifica spesso. La verifica è intesa però in senso formativo, quindi non è una verifica che ha come obiettivo quello di dare un voto, ma ha piuttosto come obiettivo quello di capire a che punto della linea di apprendimento sono gli studenti. Questo appunto per un singolo argomento,
prima di passare a un argomento nuovo o per un singolo argomento prima di passare a un livello di approfondimento maggiore. Questo approccio è chiaramente molto interessante, ma molto difficile da mettere in pratica in una classe che da noi conta mediamente 25-30 studenti, perché ovviamente, come dire, è un metodo che richiede una didattica un pochino più personalizzata, per cui il docente è da solo con 25-30 studenti che probabilmente hanno ritmi diversi di apprendimento, velocità diverse di apprendimento. Diventa possibile con l'uso delle nostre applicazioni, parlo al plurale perché, come dire, Ithaca è una delle, ma anche le altre funzionano allo stesso modo, diventa possibile perché gli obiettivi, quindi le stringhe che voi leggete, quindi i singoli argomenti, che noi chiamiamo in realtà unità, sono in effetti il corrispettivo della verifica formativa, che è alla base appunto del master learning. Quindi il docente assegna un'unità in macchina a una classe intera, alla classe intera, e l'assegna come obiettivo di apprendimento. Ogni studente lavora all'obiettivo di apprendimento secondo le sue necessità. Perché? Perché in sostanza dentro l'unità ogni studente fa esercizi diversi, perché sono randomici, quindi vengono pescati dallo stesso bacino, dalla macchina, ma appunto somministrati randomicamente ai diversi studenti, e ne fa in quantità differente. Perché? Perché per ogni, come dire, per ogni lezione che compone l'unità, adesso ne apro una così forse è più facile anche seguirmi, per ogni lezione che compone l'unità, sostanzialmente lo studente è chiamato a fare 12 esercizi corretti in prima battuta. Ogni volta che sbaglia un esercizio, la macchina gliene aggiunge uno. Gliene aggiunge uno che è di pari livello di difficoltà, chiaramente sullo stesso argomento, ed è quindi un esercizio in rinforzo, insomma. La macchina rileva che c'è una difficoltà e quindi insiste. Vi faccio vedere come funziona, quindi scelgo semplicemente... Le campanelline che vedete sono, come dire, mi segnalano che ho assegnato queste unità alla mia classe. Considerate che questo è un profilo di un docente farlocco, diciamo così, che è stato però, come dire, che ha però agganciata una classe che è stata una classe reale, ok? Quindi i dati che vi farò vedere sono in effetti reali, non li abbiamo prodotti noi. Per cui scendo un pochino e prendo per esempio forma riflessiva e pronominale. Sì, andiamo così. Quindi io apro l'unità, che cosa succede? Qui ho il quadro di appunto di come è composta l'unità che sto andando a esplorare e verosimilmente ad assegnare alla mia classe. Dentro ho due lezioni. Su Ithaca in realtà tutte le unità sono composte da due lezioni, tranne quelle del primo blocco di test ingresso, che è un blocco in cui le unità sono decisamente più corpose, perché chiaramente propongono un ripasso, per esempio, su tutto il verbo. Altrimenti le unità di Ithaca sono sempre composte da due lezioni e il tempo di esecuzione stimato che vi diamo, vi ricordiamo sempre, è di 30 minuti. Perché? Perché dai dati di esecuzione che noi registriamo sappiamo che mediamente una lezione cuba un quarto d'ora. Quindi un'unità prende a uno studente mediamente mezz'oretta. Dico mediamente perché? Perché come vi anticipavo, ogni studente in realtà fa un numero diverso di esercizi a seconda degli errori che commette. Come docente posso andare ad esplorare l'unità. Quindi cliccando per esempio su lezione 1, mi trovo dentro l'unità, ok? E sono, come dire, mi calo davvero nei panni dei miei studenti, perché vedo quello che vedranno, sempre considerando che io vedo un esercizio tendenzialmente... il mio, come dire, lo studente del primo banco ne vedrà un altro, ok? Però comunque vedo, diciamo, un campione di esercizi che potenzialmente potrebbero comparire ai miei studenti. Sono, come dire, di diverse tipologie, quindi in questo caso è una multipla, e devo dire, tra l'altro, questa è una multipla di quelle tutto sommato meno interessanti e che cerchiamo di usare meno. Adesso, come dire, casualmente è comparsa lei,
Perché? Perché cerchiamo di limitare il più possibile le multiple con due sole opzioni di risposta, che ovviamente si alza di molto la percentuale di, come dire, la probabilità di intercettare la risposta corretta anche solo così, per pura fortuna. Lo facciamo solo in casi in cui proprio non si può fare altrimenti, cioè qui offrire altre possibili risposte era fuorviante, secondo noi, in più che utile. Opla, questo è quello che succede quando io sbaglio. Quindi quando faccio bene, chiaramente passo alla successiva senza nessun intoppo. Quando sbaglio, la macchina mi segnala in maniera piuttosto evidente, con un rimando, come dire, a video, insomma, con il rosso, bello evidente, la scritta è sbagliato, e anche un suono associato, e mi fa vedere qual era invece la soluzione prevista. Quando mi succede questo, appunto, so già che avrò un esercizio in più. Al fondo, poi, arrivata ai 12 esercizi corretti in prima battuta, la macchina mi chiederà, per concludere la mia sessione di lavoro, mi chiederà di correggere tutti gli esercizi che ho sbagliato prima, ok? E questo, come dire, non per puro accanimento, ma per far sì che in qualche modo a questa soluzione loro prestino attenzione, altrimenti è verosimile che, insomma, potrebbero passare oltre senza farci tanto caso. Vediamo se ho qualcos'altro. Ecco, questa è una multipla normalissima. Cosa vi faccio ancora vedere qua dentro? Vabbè, le tipologie sono diverse, appunto, multipla. Ci sono domande in cui viene chiesto di scrivere. Tendenzialmente non chiediamo mai di scrivere tanto, perché chiaramente si incappa in errori di facilmente in errori di battitura, soprattutto da un telefono, insomma, non è granché. Quindi quando chiediamo di scrivere, cerchiamo di limitare comunque il testo che prevediamo che inserisca. Ci sono domande in cui il task è di abbinamento, per cui hanno dei mattoncini da etichettare correttamente con le etichette che noi informiamo. Ci sono domande in cui bisogna ricostruire qualcosa, per esempio una frase, per cui ci sono dei blocchettini in calce e si risistema. E delle domande in cui il task è di individuazione, per cui sono delle trova, le chiamiamo così, per cui devono appunto andare a selezionare quello che chiediamo di individuare in consegna. Vi dicevo, Ithaca è completa, nel senso che appunto anche in macchina c'è sempre la teoria a disposizione. Quindi, come anticipava prima Matteo, in realtà cosa succede? Quando lo studente, questo di solito in formazione, quando avevamo occasione di fare formazione anche con i ragazzi, lo spiegavamo, e nelle formazioni con i docenti io suggerisco sempre comunque di chiarire alcuni aspetti anche con la classe. Quando lo studente sbaglia molto, in realtà sarebbe meglio appunto che si fermasse e poi andasse a rivedere quello che evidentemente non è chiaro. Cioè, il fatto di sbagliare tanto, come dire, sbagliare è assolutamente lecito dentro l'unità, perché si tratta di un allenamento, di appunto una sessione formativa, ma se mi rendo conto di sbagliare tanto, ha senso che io, come dire, ne prenda coscienza, cioè, come dire, sia consapevole del fatto che evidentemente qualcosa non sta andando bene. Per cui, anche senza andare a ripescare informazioni in giro, aprire il libro, per alcuni è difficile orientarsi dentro un libro, credo lo sappiate meglio di me, e quindi, come dire, quando sono da soli a casa, hanno poi difficoltà anche semplicemente a reperire le informazioni utili dentro i propri appunti o dentro il libro di testo. Non devono fare altro in realtà che cliccare su questo pulsantino in alto a destra, che è sempre disponibile da ogni esercizio. Cliccando su questo pulsantino si apre la scheda di teoria, ed è una scheda di teoria agganciata a quell'argomento specifico, per cui non devono andare a cercare informazioni chissà dove, ma trovano tutto quello di cui hanno bisogno già a portata di mano. Quando le lezioni, non è questo il caso, ma quando le lezioni sono particolarmente corpose, le apriamo con un indice che ha delle ancore interne, per cui basta poi cliccare l'argomento specifico, il sottoargomento, diciamo, di interesse, e la pagina scorre fino al punto che ha senso vadano a rileggere. Bene, quando poi appunto siete, come dire, soddisfatti, avete esplorato l'unità,
potete tranquillamente assegnarla. Basta cliccare su questo pulsantone, la macchina vi chiede conferma e a sua volta vi dà conferma dell'avvenuta assegnazione. Cosa succede all'unità? Che tornando al sillabo, anche l'unità, come dire, che prima la campanella non ce l'aveva, adesso ce l'ha. Quindi alla mia seconda E, che è qua in alto, ho assegnato forma riflessiva e pronominale. Vi faccio vedere che cosa vede il docente quando i ragazzi svolgono l'unità. Considerate, non l'ho detto prima, tendenzialmente le unità vengono utilizzate per gestire i compiti a casa. Nulla vieta di utilizzarle anche in classe. Soprattutto può essere interessante, come dire, ricorrere all'applicazione in momenti particolari delle lezioni della settimana, peraltro. Insomma, mi è rimasto impresso tempo fa qualcosa che ci raccontò una docente in classe. L'ultima ora del venerdì tipicamente preferiva attivare far lavorare i ragazzi in macchina. Perché? Perché l'ultima ora del venerdì erano oramai stanchi, cotti, e quindi chiaramente l'uso della piattaforma alleggeriva un pochino, quantomeno a livello di percezione, ecco, però le permetteva comunque di farli lavorare, di ottenere qualcosa di utile anche l'ultima ora del venerdì. Per cui dicevo, in generale si possono tranquillamente utilizzare anche in classe, spesso sono però utilizzate per gestire i compiti a casa. Perché? Perché è il momento in cui gli studenti sono da soli. Quindi il cartaceo ha il grosso limite di non dare un feedback, non è interlocutorio in alcun modo. Per cui lo studente che si ritrova a fare un esercizio sulla carta non sa se sta facendo bene o sta facendo male, finché non torna in classe, ammesso e non concesso che abbia, davvero la responsabilità necessaria per prendere un libro di carta e mettersi a fare i compiti. Sappiamo benissimo che la correzione non può che essere a campione poi in classe, perché chiaramente il docente non ha il tempo materiale di correggere i compiti tutte le volte di appunto 25-30 studenti, e quindi ecco, diciamo che i compiti si possono anche fare male all'ultimo minuto, si possono copiare, si possono anche non fare. Sulla piattaforma non è così, nel senso che il docente ha contezza di tutto quello che accade, quindi vi farò vedere tra poco che il docente ha modo di sapere chi sta lavorando, quanto e come. Del resto è decisamente più accattivante come formula anche per lo studente, che ha appunto subito un feedback, non deve aspettare di tornare in classe, sa subito se sta facendo bene o sta facendo male, e se sta facendo male ha anche una correzione, ok? Quindi laddove non ci siete c'è la macchina, per cui insomma noi siamo assolutamente convinti della bontà del cartaceo, soprattutto per alcune operazioni. Per quel che ci riguarda, studiare continua a essere più utile su un libro, su un pezzo di carta, prendere appunti assolutamente continua ad avere una funzione importante, eccetera, ma probabilmente il laboratorio, anzi, oramai possiamo dire senza probabilmente, il laboratorio, se è ben gestito, se è un buon digitale, è meglio appunto proporlo così. Vi faccio vedere che cosa vede appunto il docente. Prendo l'unità sulla congiunzione, che è un'unità sulla quale appunto ho un po' di dati, e vedete, questa è un'unità che è stata assegnata, quindi non ho più il tasto di assegnazione, ho un tasto rimuovi che serve nel caso in cui vi capitasse di assegnare un'unità per sbaglio, ecco, e il tasto andamento. Quindi cliccando su andamento arrivo alla reportistica relativa all'unità appunto che mi interessa andare a vedere. In alto che cosa trovo? Un promemoria che mi ricorda che l'unità è composta da due lezioni. Questo dato interessante, che è la percentuale media nazionale di errore, ok? Quindi quanto sbagliano a livello nazionale mediamente i ragazzi su questa unità. Vedete che la percentuale insomma è abbastanza alta. In generale sono abbastanza alte le percentuali su Ithaca, così come su Alatin.
che sono le, diciamo, le due piattaforme più, più rodate per me. Qui sotto ho un piccolo contatorino che mi fa vedere chi ha lavorato, chi ha fatto qualcosina, chi non si è mosso, per cui so che 20 studenti della mia classe hanno completato l'unità, uno studente l'ha iniziata ma non l'ha finita, due non hanno fatto nulla e andrò a vedere chi sono e ovviamente insomma saranno quelli ai quali dovrò tirare le orecchie. Quindi sotto il mio elenco, quindi con tutti i nomi dei ragazzi che compongono la mia classe, il numero di lezioni e lo stato, per cui appunto come vedete Nicola ha completato, spunta verde, due lezioni, se scendo Gianluca che non ha fatto nulla, Lorenzo che ha iniziato la prima lezione che risulta appunto in corso. La colonnina più a destra è quella appunto che vi riporta le percentuali di errore. Le percentuali di errore che secondo me tra l'altro è interessante ordinare in altro modo, cioè voi potete sempre cliccare sull'intestazione delle colonne e cambiare, vedete, l'ordine con cui vi compaiono i dati. A mio avviso è interessante fare questa operazione, quindi mettere i ragazzi in ordine crescente per ordinarli appunto in ordine crescente per percentuale di errore. Perché? Perché mi consente di capire chi, come dire, si è gestito bene l'unità, per cui probabilmente è arrivato a una soglia di padronanza sufficiente rispetto all'argomento e chi invece insomma è da attenzionare e probabilmente ancora zoppica un po'. In questo caso, per dire, io so che la media di errore a livello nazionale è del 43%, quindi tutto sommato posso dire che fino a Davide i miei studenti sono rimasti sotto la percentuale media che appunto è registrata a livello nazionale e tutto sommato sono diciamo dentro la sufficienza. Certo è che stanno più tranquilli quelli che riescono a contenere gli errori non superando il 30%, ok? Diciamo che fino a Alexia va bene, direi che la padronanza ce l'hanno. Cosa farei come docente? Andrei ad attenzionare quelli che stanno tra il 30 e il 40%, li farei lavorare ancora un pochino, nel senso che, come dire, sì, sono arrivati alla sufficienza, però perché non approfittarne per, no, per un gradino in più, quindi probabilmente li farei lavorare ancora un minimo, ecco. Sicuramente da Irene in avanti sono tutti da tenere decisamente d'occhio e non solo, cioè sono tutti studenti che hanno necessità di fare ulteriore lavoro sull'argomento. Perché? Perché hanno raggiunto sì una padronanza, nel senso che certamente hanno fatto esercizio, fatta eccezione per il famoso Lorenzo che è ancora lì che deve concludere l'unità, gli altri hanno lavorato, hanno fatto anche più esercizi dei compagni, perché hanno sbagliato di più e la macchina è andata avanti dando ulteriori esercizi. Però, ahimè, non hanno raggiunto una padronanza davvero sufficiente. Hanno raggiunto una padronanza che potremmo definire minima, ma non sufficiente. Un'opzione, peraltro, è che vadano a rifare l'unità. Quando gli studenti rifanno un'unità, che cosa succede? La macchina dà loro esercizi nuovi, diversi. Cioè sa già quali esercizi hanno bruciato, tra virgolette, e ne propone altri. C'è solo un limite a questo meccanismo. Di fatto, sostanzialmente, Itaca ha un bacino di esercizi molto ampio, ma non infinito. Quindi, quando la macchina... Considerate che sono tutti esercizi autoriali. Quindi, sono tutti scritti a mano, non sono prodotti da una macchina, perché non è fondamentalmente possibile farlo quando si lavora su determinate materie. Quindi si possono modellizzare esercizi di matematica, si può modellizzare qualcosa sulla morfologia, molto più difficile appunto creare in batteria esercizi di altro tipo. Per cui sono tutti esercizi autoriali e questo fa sì chiaramente che, come dire, ne abbiamo prodotti tanti, ma appunto non infiniti. Quindi quando la macchina finisce gli esercizi a disposizione non si blocca, ma semplicemente ricomincia, ok? A quel punto diventa un ottimo ripasso, tanto potrei garantirvi così a occhi chiusi che non se li ricordano gli esercizi che hanno già visto, però appunto non c'è più insomma, l'effetto novità.
Bene, ultima cosa qua sopra, il tasto errori comuni. Questo tasto vi porta, vi apre una pagina sulla quale avete gli esercizi che hanno fatto più vittime in classe. Okay? Quindi esercizi che evidentemente sono stati visti da più di uno studente all'interno del gruppo classe e che hanno raccolto sostanzialmente solo risposte sbagliate. Questo è uno spunto interessante per riprendere l'argomento in classe. Quindi vi serve un pochino per gestire il corrispettivo di una correzione a campione degli esercizi di un cartaceo. Quindi potete aprire queste pagine e partire da qui, per cui andare a concentrarvi insieme su ciò che evidentemente ha dato maggiori problemi. Ok, torno al sillabo. Va bene, per me appunto non so se ci siano domande su questa parte, quindi sulle unità, se no vado avanti. Forse vedo qualcuno che ha alzato la mano, può essere? Davide, grazie. Allora, io volevo chiedere due cose, anche perché tra l'altro oggi ho i consigli di classe e devo poi alle 4:30 me ne vado, quindi poi però sarà registrata, spero, l'incontro. Allora, sono queste le cose. La lezione tipo si svolge il laboratorio con il supporto informatico, oppure c'è anche una spiegazione frontale, magari una breve spiegazione. E questo forse è stato detto, ma mi è sfuggito. E poi un'altra cosa, ma questa piattaforma è gratuita, è a pagamento, bisogna abbonarsi, ecco, volevo sapere queste due cose. Ok. E poi anche il titolo di quella grammatica che avete detto all'inizio, che non mi ricordo più l'autore. Quindi Okay. sono tre poi le cose. Allora, Itaca è una. Il titolo della grammatica è Itaca, ed è la grammatica, come dire, cartacea, ha un cartaceo e ha un digitale, che è quello che vi sto mostrando. Mentre il professor Tavoni vi mostra giusto appunto il cartaceo di Itaca. L'autrice è Giuliana Zeppegno e il digitale, come dire, è incluso nel prezzo del cartaceo, quindi le classi che adottano il cartaceo mettono in foglio adozioni il nostro cartaceo e sul cartaceo c'è un codicino che serve poi a sbloccare il laboratorio in digitale, la licenza del laboratorio in digitale. Altrimenti il digitale si può acquistare anche appunto senza il cartaceo, quindi come dicevo prima ci sono docenti, ma è uno strumento didattico al pari di un libro di testo, per cui bisogna, come dire, uscire un pochino dall'ottica. Sì, ma lo deve acquistare la scuola? No, allora, non è, dipende, nel senso che al pari di un libro di testo può essere acquistato appunto dagli studenti, quindi il docente adotta Itaca, lo mette in foglio adozioni, anche solo in versione digitale, quindi tipologia C, se non sbaglio, e gli studenti acquistano la licenza prevista, ok? Quindi possono... Ho capito. Altrimenti può intervenire la scuola, succede in molti casi in effetti, nel senso che le scuole hanno dei fondi a disposizione che possono decidere di allocare a, per esempio, software didattici e noi chiaramente rientriamo anche in quel caso, insomma, tra i software adottabili e quindi può essere la scuola che decide di destinare un gettone all'acquisto dei nostri software e che so, a volte lo fa per, poniamo tutte le prime o il biennio intero, oppure, cioè tendenzialmente quando lo fa la scuola sceglie di dare uno stesso strumento a tutti i suoi docenti, ecco, difficilmente acquista per una classe sola. Ho risposto. Sì, dicevo, per la lezione, cioè, ma cosa in genere, ecco,
si usa ecco. sempre questo oppure magari c'è una parte in cui uno No, introduce chiaramente l'argomento? no. Cioè, questa è la parte in digitale è il laboratorio, per cui Sì, tendenzialmente capito. non cambia nulla rispetto alla lezione alla quale siete già abituati, nel senso che è ovvio che il docente conserva, come dire, la sua funzione No, comunque è di spiega. interessante perché, cioè così, ecco, lavorano, ecco, per cui c'è un lavoro sulla frase, e poi anche se non vanno, non sanno fare l'esercizio, vengono proposti altri esercizi, quindi in effetti riescono ad acquisire poi le competenze, chi prima, chi dopo. Matteo, volevi intervenire? Sì, diciamo che ovviamente, come diceva Zoe, essendo uno strumento, ciascuno poi se lo ritaglia come meglio crede. Ci sono delle prassi abbastanza consuete, negli anni le abbiamo registrate anche con curiosità, insomma, per capire come venivano usati i nostri software. Devo dire che quella più frequente, quella che può costituire effettivamente la prassi più diffusa tra chi usa i nostri software, è quella di fare 20 minuti, mezz'ora di lezione frontale, ok, quindi su un argomento che si è scelto in quel momento, che fa parte della programmazione tradizionale lineare, far tirare fuori device, i telefoni, ok? E anche se tutti non hanno il telefono, se non tutti ce l'hanno carico, non importa, perché è un momento di laboratorio, quindi si può anche lavorare, che ne so, gruppi di due per dire, non cambia davvero. Ovviamente poi chi non ce l'ha se lo farà a casa e cominciare a lavorare su quelle unità che hanno a che fare con gli argomenti appena spiegati, che poi saranno concluse a casa. Quindi si comincia a fare dei compiti, si comincia a fare laboratorio. Ed è interessante questo perché da una parte poi si scopre che tutti quanti alla fine ci lavorano, perché se lavorano in classe non devono più lavorare a casa. L'altra è che voi avete un monitoraggio in tempo reale di chi sta lavorando e di chi no, e potete in qualsiasi momento interrompere la lezione perché lui in tempo reale vi dà già gli esercizi che pur essendo randomici, quindi pur girando da uno studente all'altro, registrano più errori. Potete fermarvi e riflettere insieme a loro, per esempio, su un esercizio. Quindi ci sono parecchi docenti che fanno fare magari una delle due lezioni previste, quella più semplice, si ferma la classe, quindi a distanza magari di un quarto d'ora, 20 minuti dalla fine, si è lavorato un 20 minuti, 25. Con la lezione frontale si fanno una ventina di minuti sostanzialmente di laboratorio o un quarto d'ora e poi ci si ferma e si riflette su qualche esercizio che evidentemente sta creando più problemi e che vi permette in tempo reale di fare, come dire, di riflettere su quelli che sono questi problemi. Quindi noi avevamo inizialmente un utilizzo delle nostre piattaforme molto più spostato verso l'uso domestico, verso l'uso a casa, quindi diciamo che l'80% del tempo impiegato in piattaforma era quello casalingo. Negli ultimi anni, e questo è avvenuto già prima della pandemia, c'è stato un forte riequilibrio perché il fatto di poter dire ai ragazzi tirate fuori il telefono, anche se ripeto poi non tutti ce l'hanno, ok, fa sì che ormai parecchi usino la piattaforma per ingaggiare il lavoro in classe e a livello strumentale per riflettere insieme su quelli che sono. Quindi non c'è necessariamente un utilizzo sommativo della piattaforma soltanto, quindi per fare verifiche ci sta, si possono fare ovviamente le verifiche in classe anche con Itaca, però la verità è che anche dal punto di vista formativo può avere, anzi ha un utilizzo interessante e intelligente in classe, senza che diventi esclusivo, cioè senza che diventi l'unico momento, l'unico modo di lavorare in classe. È un approccio un po' anglosassone, da come dire, seminario più che non da lezione frontale esclusiva, però è un approccio che secondo me va ponderato insieme a quella che è la nostra tradizione e che io francamente non mollerei mai perché la lezione frontale ha un suo perché, che ne dica.
Allora, torno in piattaforma e mi aggancio a quello che ha appena detto Matteo, si possono fare anche le verifiche sommative, quindi per la valutazione vi faccio vedere come funzionano. Ci sono, non so se insomma, avrete notato, appunto, ci sono dei tasti con scritto proprio verifiche e compaiono al fondo di ogni macrosezione, quindi al fondo di ogni livello. Compaiono solo al docente, quindi, come dire, lo dico per rassicurare i docenti, i materiali per la verifica sommativa sono visibili solo per i docenti, diventano visibili le verifiche nel momento stesso in cui vengono in effetti assegnate alla classe. Quindi lo studente vede la verifica quando il docente la assegna. Okay? Come faccio a comporre una verifica da proporre alla classe? Clicco sul tasto all'interno della sezione che mi interessa, quindi ad esempio in questo caso sono nella morfologia, scendo e al fondo del livello dedicato alla morfologia ho il mio tasto. Clicco. Qua sotto ho l'elenco delle unità che compongono la sezione, quindi il livello di morfologia. Tutte le unità che sono in grigino, quindi io non posso più selezionare, sono unità che ho già inserito in una verifica, che ho già assegnato, insomma, ho già fatto svolgere ai miei studenti. Considerate che questo è un account, come vi dicevo, un profilo docente che io uso per le formazioni, quindi questi argomenti sono finiti dentro verifiche che ho creato sulle varie formazioni. Qua sotto ho qualcosa ancora di utilizzabile. In più vi faccio notare le campanelline mi ricordano quali di queste unità io ho assegnato già come allenamento, no? In chiave formativa ai ragazzi. Non è strettamente necessario aver assegnato un'unità in chiave formativa per includerla poi in verifica sommativa. Chiaramente deve essere un argomento che voi avete affrontato con loro in un modo o nell'altro. Diventa un po' più vincolante in questo senso il rapporto tra unità e verifica sommativa su Alatin, quindi sulla nostra applicazione di Latino, ma perché lì entra in gioco anche il lessico. Quindi il lessico è ricorsivo sulle unità, dove peraltro c'è ancora la possibilità di consultare un dizionario lemmatico in linea. Il lessico torna dentro la verifica sommativa e lì il dizionario non c'è più, per cui, come dire, se gli studenti non si sono allenati in macchina, possono avere difficoltà, in verifica. Su Itaca questo problema non esiste. Per cui, per esempio, posso decidere di andare a inserire, poniamo, i verbi transitivi e intransitivi e la forma attiva e passiva. Per cui, mi compare una freccettina verde che niente, mi segnala le unità che ho scelto e sopra mi si popolano i vari contatori, per cui Itaca mi dice stai componendo una verifica con 13 esercizi, considerate che sono più o meno del peso di quelli che abbiamo intravisto prima, per cui sono sempre esercizi piuttosto, come dire, sintetici, piuttosto molto focalizzati, ecco. Non sono mai gli esercizi del cartaceo, quindi con 10 frasi per ogni esercizio, okay? Sono esercizi con un peso minore tendenzialmente. Quindi mi dice la tua verifica prenderà un tempo di esecuzione di circa 15 minuti. Chiaramente è una verifica che costruisco qui con voi, tendenzialmente una verifica è invece un po' più corposa, e stai assegnando 2 unità. Ora, il tempo di esecuzione, di nuovo, consideratelo. Perché? Perché non ci sono mai timer sulle nostre applicazioni. Vi sarebbero più di intralcio che di aiuto, nel senso che chiaramente voi potreste avere necessità di stabilire un tempo diverso, perché per qualche studente in particolare vi è richiesto di lasciare un tempo maggiore per concludere i compiti assegnati. Perché la vostra classe, voglio dire, conoscete chiaramente meglio della macchina la vostra classe nello specifico e quindi può essere una classe dalla quale potete pretendere un po' di più, per cui abbassate i tempi previsti, oppure può essere una classe per la quale dovete lasciare tempo maggiore.
Per cui appunto consideratelo e concordate, stabilite con i ragazzi il tempo di l'orario per la consegna. Ma prima ancora di assegnare potete andare a provare la verifica, quindi cliccando su questo tasto di nuovo entrate nel vivo della verifica. E qui vedete esattamente quello che vedranno loro, nella misura in cui questa volta gli esercizi saranno gli stessi per tutti, chiaramente. Quindi saranno quei 13 che mi indicava prima per tutti quanti. Li vedranno però in ordine randomico, anche in questo caso, per cui se decidete di utilizzare questo strumento in classe, non preoccupatevi più di tanto degli spazi. Cioè, sarà difficile copiare, perché? Perché bisognerebbe aspettare il compagno e capire quando arriva allo stesso esercizio che vedo io, eccetera. Però non è, è abbastanza macchinoso. Per cui appunto voi vedete gli esercizi in un ordine, non necessariamente sarà lo stesso per i ragazzi. Qui come dire, avete questo tastone che vi permette di saltare da un esercizio all'altro in maniera tale che non siete costretti per visionare l'intera verifica a svolgere esercizio per esercizio. E da qui riesco anche a farvi vedere senza appunto dilungarci tanto qualche tipologia in più. Quindi questa è la trova di cui vi parlavo prima, per cui dovete individuare qualcosa, in questo caso il sito passivante. Qui avete una scrivi e come vedete appunto la stringa da scrivere è abbastanza breve. Questa è una multipla, ma in realtà una multiselezione, nel senso che le risposte corrette sono più di una. Di nuovo una trova, vediamo se c'è qualcos'altro di interessante da farvi vedere al volo. No, direi che insomma. Ah, ecco, qui ne abbiamo una. Questo è un esercizio in cui appunto devo usare le etichette, per cui clicco sul blocchetto, scelgo l'etichetta e stessa cosa faccio per l'altro. Cambio idea, posso sempre tornare al blocchettino, riaprirlo e cambiare la mia etichetta finché non sono convinta e confermo. Questo tasto per saltare da una domanda all'altra in realtà ce l'hanno anche i ragazzi. Perché? Perché esattamente come accade su una verifica cartacea, sono liberissimi di saltare gli esercizi sui quali hanno maggiori dubbi per affrontare innanzitutto tutti gli esercizi, come dire, sui quali sono più sicuri, per cui sui quali passano più velocemente, tenendosi il tempo che rimane alla fine per appunto riflettere sugli esercizi più per loro più difficili, mettiamola così. Qua in alto, tastino appunto esclamativo, questo tasto lo trovate in più punti sulla piattaforma, vi apre sempre un canale di comunicazione con noi, per cui in questo caso vi serve per segnalare eventuali insomma errori che a vostro avviso possono esserci dentro un esercizio, quindi da un banalissimo refuso a qualcosa di più grave, ecco. Conviene che ci scriviate direttamente dall'esercizio, perché scrivendoci dall'esercizio, quindi mettendo un messaggino qui dentro, noi sappiamo già appunto da dove ci state scrivendo e possiamo andare a controllare. Devo dire che per Itaca i ticket che riceviamo in assistenza oramai sono pochi, perché gli esercizi insomma sono piuttosto puliti, ecco, oramai, nel senso che le segnalazioni che dovevamo ricevere le abbiamo ricevute, quindi tendenzialmente non dovreste incontrare grandi problemi. Bene, torno. Quindi quando avete esplorato la verifica con la X potete tornare indietro e potete appunto assegnarla. Nel momento in cui andate ad assegnarla, di nuovo vi chiede conferma, ed ecco qua. Ok, e trovo la mia verifica assegnata qui sotto. Ok, vedete, verifica livello, 1 aprile, eccola qua. E la freccettina mi dice che la verifica è in corso. La verifica va assegnata nel momento stesso in cui, in effetti, va svolta poi dagli studenti. Per cui il mio consiglio ai docenti è sempre di esplorarla con anticipo, quindi magari un paio di giorni prima, comporla ed esplorarla e poi andare a ricomporla, tanto è davvero questione di due clic, e assegnarla nel momento stesso in cui devono poi affrontare la verifica i ragazzi.
Questo contatorino serve a monitorare l'accesso dei ragazzi in verifica, per cui in questo caso io leggo che cosa? Che i miei 23 studenti sono fermi. In realtà i miei da lì non si muoveranno, ovviamente, ma se la classe fosse reale e attiva in questo momento, io dovrei cliccare su questo tasto aggiorna e pian piano vedrei passare gli studenti dal mio trattino all'orologino. Per cui dovrei arrivare ad avere, per dire, 23 studenti che stanno facendo la verifica. Lo stesso tasto mi è utile anche in fase di chiusura della verifica, perché quando arriviamo all'orario stabilito, cliccando qui, io devo vedere passare i miei studenti alla spuntina verde. Okay? Quindi devo arrivare ad avere i miei 23 studenti con spunta verde, che vuol dire che tutti hanno consegnato. Che succede se uno studente tarda, quindi, come dire, non consegna questa benedetta verifica? Posso chiaramente richiamarlo un paio di volte, esattamente come succede in classe. Quando mi stufo, perché è davvero ora di chiudere, clicco su Ritira. Questo tasto chiude la verifica per tutti, quindi per quelli che hanno consegnato e anche per quelli che non hanno ancora consegnato, senza escludere nessuno dalla valutazione. Per cui la macchina semplicemente tira su tutto quello che è stato fatto fino a quel momento. Come dico sempre, è un po' come alzarsi e andare direttamente al banco a prendersi i fogli, cioè vi sarà capitato che tardano, non vi portano i fogli loro, benissimo, a un certo punto vi alzate e andate a prenderli. È la stessa cosa. Quindi lo studente comunque vedrà comparire la propria valutazione e voi vedrete comparire lo studente in reportistica. E direi che, appunto, vado a farvi vedere poi che cosa vi dà Itaca rispetto a quello che gli studenti hanno fatto dentro la verifica. Devo uscire e cambiare sezione, perché mi serve giusto appunto una verifica già conclusa e con dei dati dentro. E arrivo qui, quindi siamo dentro il livello della sintassi del periodo. Ok, quindi al fondo, vedete, di là avevo solo verifiche in corso, in questo caso ho tre verifiche che hanno tutte e tre la pecettina ritirata. Sono verifiche che sono state fatte per davvero. Se clicco su risultati, arrivo ai report. Per cui ho prima verifica, seconda verifica, terza verifica. In realtà torno alla prima, che è quella che ha il quadro forse più interessante. Allora, prima di tutto vedo che cosa? La situazione della classe intera, tant'è che nel colonnino qui è in evidenza la voce tutta la classe. Da questo lato ho un grafico a torta che mi permette così a colpo d'occhio di capire qual è la situazione della classe, come è andata la verifica. Per cui che cosa ho? Circa un quarto di insufficienze piene, siamo sotto il 5, un quarto di sufficienze altrettanto piene, insomma, quindi l'altra parte, tra il 7 e il 10, e poi ho una bella fetta, quasi la metà della classe, che è a cavallo della sufficienza, ok? Quindi è tra il 5 e il 6,99. Sono quei famosi di cui parlavo prima, che stanno nella fetta di mezzo, per cui con i quali sicuramente se io lavoro un po' di più, come dire, ho probabilità alte di ottenere anche dei buoni risultati. Quindi di nuovo i verdi vanno benissimo, i rossi sono certamente da non solo da attenzionare, ma proprio da far lavorare decisamente di più, gli altri sono appunto da incoraggiare, mi verrebbe da dire, perché alla fine abbiano qualcosa, delle basi un pochino più stabili. Ecco. Qua sotto avete un grafico a colonne e qui vedete la situazione della verifica su da quale siete e in trasparenza anche delle altre due, delle quali avete la reportistica. Passando il cursore sopra, tra l'altro, avete anche i campioni, okay, con i quali perché qui avete la media della vostra classe, in giallo, e la media nazionale.
Vi dice poi anche quanti sono i campioni, in questo caso sono 5. Considerate che spesso sulle verifiche la media nazionale è calcolata su un campione piccolino, perché? Perché non è facilissimo trovare una classe in cui il docente abbia composto una verifica proprio come la vostra, ok? Quindi con le stesse unità. Ma è pur sempre interessante, insomma. Sotto avete il dettaglio di tutti gli esercizi della verifica. E di nuovo i colori vi aiutano appunto per capire molto rapidamente che cosa è successo, come è andata. Per cui in rosso avete gli esercizi che sono stati sbagliati dalla maggior parte degli studenti. Sul giallo torno tra poco. Sicuramente, ecco, abbiamo anche delle domande in verde, quindi in verde avete le domande che invece hanno raccolto principalmente risposte corrette. In giallo di nuovo siamo a metà, per cui sono esercizi che hanno raccolto circa il 50% di risposte corrette e il 50% di risposte sbagliate. Anche qui cosa succede? Che volendo siete in grado di dare una restituzione nell'immediato della verifica. Cioè spesso tra il ritiro della verifica e la correzione della verifica passano i giorni, ok? E come dire, in realtà non è, cioè, è molto utile riuscire invece a tornare sugli esercizi che hanno appena visto nell'immediato, perché chiaramente ce li hanno freschi. Quindi potete, diciamo che quello che consigliamo di fare è di creare e proporre delle verifiche che prendano, che so io, 40 minuti della mia ora che ho a disposizione e mi tengo i restanti 20, anche un po' meno, perché nel frattempo, insomma, come dire, ci sono chiaramente, cioè del tempo viene chiaramente perso in altro, per la correzione, per la restituzione. Mi posso concentrare innanzitutto sugli esercizi rossi, sono quelli che hanno dato più difficoltà. Quelli verdi potrei perfino tralasciarli e quindi appunto mi concentro su quelli rossi e magari su quelli gialli. Su ogni esercizio io poi posso anche scendere nel dettaglio, quindi se clicco su questa freccina ho l'esempio di risposta corretta e poi ho tutte le risposte che la macchina ha registrato in classe, per cui la prima è corretta ed è stata data da 8 su 23. Le altre sono tutte sbagliate. E sono state date appunto, che so io, in questo caso da 1, 1, 2, 6, eccetera. Ancora più interessante andare a vedere, che, per esempio, chi sono questi 6, cioè questa risposta sbagliata è quella che è andata per la maggiore. Ecco. Posso andare a vedere chi l'ha data, ok? E qui vedo proprio i nomi. Per cui sono appunto in grado di interagire con i ragazzi interpellandoli uno per uno e no, chiedendo conto insomma di quello che hanno prodotto in verifica. Di nuovo compare il pulsantino dell'assistenza, quindi anche qui notate qualcosa che non vi torna, per esempio una risposta che secondo voi è accettabile, potete segnalarcelo, ok? Sulle verifiche sommative possiamo anche andare a rivedere il voto, se necessario. Ripeto, non capita praticamente più, però non si sa mai. Sulle verifiche potete poi anche decidere di andare a, come dire, a concentrarvi su un singolo studente, ok? Quindi, per esempio, vado a vedere come mai Giulianna ha sfiorato la sufficienza e l'ha mancata per un pelo. Quindi clicco su di lei, non ho più il grafico a torta, chiaramente, ho il grafico a colonne che in questo caso mi propone anche la colonna relativa alla studentessa e poi ho il dettaglio dei suoi esercizi, delle sue risposte nello specifico. In alto a destra ho anche il tasto di stampa. Perché? Perché posso aver necessità di archivio, insomma, per cui potete banalmente produrre un PDF anche senza andare a stampare davvero su carta. Bene, vi ho fatto vedere come funzionano le verifiche, aggiungerei una cosa, la verifica
sommativa, quindi appunto questa, quella pensata per la valutazione in senso stretto, produce un voto, come avete visto, in decimi. Le unità non producono un voto in decimi, anche perché è un lavoro chiaramente, come dire, molto diverso, per cui ognuno fa un numero diverso di esercizi, eccetera. In realtà abbiamo sempre consigliato ai docenti di valutare anche quella parte, perché? Perché sappiamo benissimo alla fine della fiera che la leva maggiore a disposizione di un docente è proprio il voto. Okay? Quindi è vero che i ragazzi apprezzano di poter fare i compiti sul telefono anziché sulla carta, è vero che è certamente più interlocutorio digitale di quanto non lo sia la carta, ma è vero anche che compiti restano. Okay? Quindi tendenzialmente all'inizio sono piuttosto contenti, sono curiosi, quindi quando ancora ci capitava di, non ci capitava, quando ancora andavamo spesso nelle classi a introdurre le applicazioni, in effetti di solito i ragazzi dopo la nostra presentazione rimanevano incollati al telefono anche una volta che la campanella aveva già suonato, per dire. Per cui sicuramente all'inizio sono molto attratti, poi si rendono conto che gli esercizi sono impegnativi, e comunque è certamente più piacevole uscire, soprattutto quando fuori inizia ad esserci il sole, ecco, che non passare il tempo in piattaforma. Per cui in realtà quello che consigliamo sempre caldamente ai docenti di fare è appunto valutare le unità. Proprio per questo motivo vi abbiamo in realtà messo dentro le macchine uno strumentino per farlo, di nuovo con pochi click, quindi senza dover fare grandi calcoli insomma a mente. Vi faccio vedere brevemente dov'è questo strumento e poi ripasso la palla a Matteo, insomma. Praticamente qui il docente ha a disposizione la situazione, come dire, complessiva rispetto alle unità, per cui vede quante unità sono state completate, quante unità sono in corso, quante unità sono ancora da aprire. Qui i numeri nella colonnina grigia sono abbastanza alti perché io uso questo profilo per le formazioni, altrimenti questa è una classe che comunque a suo tempo ha lavorato bene e ha seguito la docente di riferimento nelle assegnazioni. Quindi infatti vedete che hanno tante unità svolte. E poi appunto c'è una colonnina dedicata ai punti XP, sono punti, qui come dire vado proprio veloce, sono punti cosiddetti esperienza, e questo è un elemento tipico della gamification, quindi è un elemento che in realtà lasciamo perché piace molto ai ragazzi, mentre fanno esercizio accumulano punti e vedono, hanno proprio un contatorino che va avanti. Non è un dato particolarmente utile per il docente, perché, come dire, racconta quanto lo studente sta lavorando, ma di fatto non come. Qui ha lo spaccato relativo alle verifiche, quindi media, e volendo scende nel dettaglio, per cui i voti delle singole. E qui, appunto, vi dicevo, ha un archivio, questo è l'archivio delle valutazioni, che il docente va creando man mano. Per creare una valutazione basta cliccare su questo tastino, si può decidere di includere tot unità, per esempio posso mettere, che so io, i predicativi, vabbè adesso qui è tutto decisamente mischiato, però ecco, mettiamo due unità sugli aggettivi, mi segno valutazione aggettivi, e la creo. La macchina calcola in realtà piuttosto in fretta e qui troverò, ovviamente in questo caso sono unità che evidentemente io ho dato durante una formazione, quindi sono unità vuote, dovrei avere qualcosa qui, ecco, in questo caso no, perché qui c'è di nuovo, vabbè, insomma.
quando sono unità realmente eseguite dagli studenti, in realtà qui compare un punteggio e andando a cliccare sul singolo studente compaiono i punteggi relativi alle singole unità incluse nella valutazione. Anche in questo caso si può poi andare a stampare. Come funziona la valutazione? Sostanzialmente la macchina calcola, parte dal rapporto tra le unità completate rispetto alle unità assegnate. Questo secondo me è interessante, è un altro aspetto da condividere con i ragazzi. Cioè la prima cosa a cui badiamo e che ci interessa è che loro facciano i compiti. Partendo da, non so, 10 unità su 10 assegnate dal docente, io appunto parto da un 10 pieno e poi ho possibilità di giocarmela. Me la gioco in base a come ho eseguito poi le unità, ok? Se parto da un 5 perché ho fatto la metà dei compiti che mi sono stati assegnati, evidentemente non potrò che avere un voto negativo, insomma. Appunto, la macchina parte per questo calcolo dal rapporto tra unità completate su unità assegnate e interfaccia questo dato con la percentuale di risposte corrette, che altro non è che il dato complementare rispetto a quello che il docente ha sempre disponibile nelle varie reportistiche, quindi la percentuale di errore. Consigliamo vivamente appunto di valutare, perché come dire, è buona prassi utilizzare uno strumento del genere sempre guidandone passo passo l'avanzamento, insomma, dei propri studenti. Quindi non ha senso, per dire, assegnare unità, sbloccare un tot di unità e lasciare che siano poi loro a gestirsene l'esecuzione, lo svolgimento, perché in realtà si perdono. Per cui ha senso assegnare poche unità alla volta, monitorarle, chiedere conto ai ragazzi di quello che stanno facendo, fare il punto insieme e ogni tanto, periodicamente, tirare anche giù una valutazione. Sono valutazioni che chiaramente possono rientrare poi a registro in diversi modi, cioè possono diventare un più o un meno, o possono servire per arrotondare una media, non sono necessariamente valutazioni che devono entrare a registro come voto pieno. Si tratta in ogni caso di compiti a casa, in sostanza. E, bene, io avrei in realtà concluso, posso chiedervi nuovamente se ci sono domande, se no poi lascio di nuovo la parola a Matteo. Possiamo okay. Passare la parola a Matteo, poi facciamo tutte le domande dopo. Va bene, io ricondivido. Allora, cominciamo con le dolenti note. Noi vi abbiamo parlato di padronanza e questa è la situazione, che non è proprio, come dire, edificante, però fa un quadro abbastanza lucido di quello che è successo quest'anno. Questi sono i dati di quest'anno, quindi non siamo andati a prendere dati prima o dopo. Quest'anno intendo il 2021, in realtà non il 2022. Però appunto il confronto oggi era sulla DAD, ecco, e questo è quello che è successo in buona sostanza in quest'anno scolastico, in realtà appunto 21-22, ma si rimonta appunto a cose che probabilmente è causato la DAD o comunque la pandemia. Allora, io ho messo a confronto i due dati per area, per macro area, quindi per fonetica, lessico, morfologia, sintassi semplice e composta, poi ovviamente l'ortografia e la testualità sono due ambiti che noi abbiamo soltanto su Itaca, noi abbiamo su Atin lavoriamo sulla testualità, ma su una evoluzione di Atin per il triennio che si chiama Atin Liceum e che tratta specificamente le competenze testuali sul latino in ottica di certificazione di lingua latina. Però, ecco, rimanendo al biennio, questo è il quadro della situazione. Come vedete, il numero di esercizi di Atin che hanno fatto è decisamente superiore a quello di Itaca, ci sta, come vi dicevo, fa
come dire, fa riferimento a un numero di ore quasi triplo, ok? Infatti i numeri sono molto vicini, triplo o quadruplo, perché poi abbiamo anche chiaramente il liceo classico. Però se guardi la situazione è interessante perché, fatta salva la fonetica, direi che le due materie si avvicinano in tutto. Ed è tra l'altro abbastanza, come dire, abbastanza palmare verificarlo anche, come dire, soggettivamente parlando con i nostri docenti, qual è la loro percezione, insomma, della competenza su questi ambiti nelle due discipline, perché sono chiaramente l'una figlia, lingua figlia dell'altra, però come vedete i problemi sono comuni, ok? Se io facessi vedere qual è la soglia, questo è interessante, la soglia di padronanza e la soglia di sufficienza, vediamo, ahimè, che nessuno dei nostri studenti quest'anno è stato padrone di alcunché. Cioè, se voi vedete la linea del 30%, che è quella che noi diamo come soglia per, come dire, per essere padroni, tant'è che nella reportistica studente sopra il 30% la linea comincia a essere rossa, non perché per noi non siano sufficienti, sono sufficienti almeno fino al 40%, però è una sufficienza, come dire, molto labile, è quella zona un po' borderline che può facilmente sconfinare e cadere nell'insufficienza. E come vedete, nessuno in realtà degli studenti è stato padrone in nessuna area, ok? Forse ecco, quelle che più si avvicinano alla padronanza sono la morfologia di latino, guarda caso, ma non quella di italiano. Perché? Perché la morfologia di latino si tratta fondamentalmente nei primi 2 anni, soprattutto il primo anno del liceo, ma in realtà lo scientifico anche nei primi due, laddove invece quella di italiano, guarda caso, al liceo è data per scontata, perché è considerata uno di quegli ambiti, quelle aree disciplinare della grammatica italiana che si tratta per lo più alle medie, quindi ci si concentra su altro. Ed è curioso perché, appunto, mentre, come dire, la morfologia latina si studia al biennio ed è tutto sommato vicina, comunque sufficiente, vicino a una soglia di padronanza, quella di italiano non lo è. E la cosa altrettanto interessante è che laddove invece si lavora sulla sintassi più semplice, perlomeno, i due rapporti si invertono, quindi la sintassi semplice dell'italiano in qualche modo è passata, ok? E quindi tutto sommato ci si lavora meno, ma comunque il ripasso che si fa alle superiori, al liceo è sufficiente, laddove chiaramente quella latina è tutta nuova invece, ed è probabilmente uno dei primi punti in cui le due lingue, come dire, si distanziano di più. Se andiamo a toccare ambiti come l'ortografia, la testualità, stiamo nel profondo rosso. E questo è evidente perché non solo non si ha la padronanza, ma non si ha neanche la sufficienza. Media, parliamo di media nazionale, quindi parliamo di dati macroscopici su qualcosa come 70-85 milioni di esercizi, veramente tanta, tanta roba. Forse il dato sulla fonetica è meno importante, meno di impatto, perché poi la fonetica latina è un pochino più ostica. Un altro dato su cui c'è da interrogarsi, e immagino che voi lo facciate, come dire, comunemente in classe, è il lessico, perché il lessico è un'altra di quelle pagine brutte, ahimè, nere, della didattica in questo momento delle due lingue. In entrambe non abbiamo non solo la padronanza, ma si rischia sempre di essere a cavallo della sufficienza. Quindi questo è un primo quadro, ahimè, non particolarmente edificante, che esce dal tracciamento dei dati. Gli esercizi ovviamente fanno la tara su quella che è la situazione, pre-pandemia, però ecco, poi quello che c'è stato durante la pandemia è questo, quindi ahimè noi abbiamo avuto un peggioramento netto perché quasi mai nelle vecchie, io purtroppo non ho fatto una slide su quello che succedeva prima, però quasi mai arrivavamo a toccare con queste barre, questi istogrammi, la linea rossa, e invece ormai ci siamo. In alcuni casi siamo oltre, ma ormai siamo molto vicini in molti casi. Questa è una slide particolarmente ricca, che però a me piace riportare, perché vi dà una misura di quello che è, di quella che è la prassi su Itaca. Okay? Io qui non ho messo i dati di Alatin, perché chiaramente oggi parliamo di grammatica italiana nello specifico,
Però è interessante perché se voi guardate quali sono gli argomenti più assegnati, questi sono il numero degli esercizi assegnati per argomento, vediamo che tutto sommato l'approccio oggi di chi usa il digitale in Italia, almeno tra i nostri docenti, che comunque sono mediamente piuttosto smart, è molto tradizionale. Le unità recitano assolutamente, insomma, i contenuti più diffusi che anche nell'opinione comune dei docenti sono più sensibili. Il verbo nel ripasso della grammatica italiana, l'analisi logica, la forma possessiva è attiva, i transitivi e intransitivi, la punteggiatura che un tempo, almeno ai miei tempi, insomma, si faceva meno alle superiori e molto di più alle elementari e alle medie. E poi via via, insomma, altre unità, i pronomi, i verbi impersonali, le completive, comunque, la grammatica di base, elementi di grammatica di base, come vedete, che comunque continuano ad essere quelli più, i preferiti, quelli nel cuore dei nostri docenti e quindi anche dei loro studenti. Come vedete, i numeri sono importanti, per non dire impressionanti, se rapportate, ecco, a questo quadro, questi sono numeri veramente, come dire, consistenti. La cosa curiosa è la slide successiva, perché vi fa vedere quali sono invece le unità più sbagliate. Quindi se prima abbiamo visto in questa slide gli esercizi e le unità più assegnate, quelle che insomma rappresentano l'utilizzo maggiore della piattaforma, qui vediamo quelle che sono più sbagliate. Ed è interessante perché non combaciano, non dico per niente, ma nella stragrande maggioranza con quelle più assegnate. Questo è interessante perché, ma per due motivi secondo me. Intanto guardate la linea della sufficienza dov'è e dove sono loro. Cioè su questi argomenti che in realtà nelle grammatiche non hanno un posto particolarmente importante, lasciamo perdere i pronomi personali, il predicato. Però ci sono tante voci che qui in realtà nelle grammatiche, la carità, sono rappresentati, ma non rappresentano, come dire, dei nuclei forti, non rappresentano la tradizione dell'insegnamento della didattica della grammatica italiana. Questo perché? Perché, come ben sapete, chi fa i libri oggi in Italia, e non solo in Italia, intendiamoci, tendenzialmente quando deve stilare un sillabo, ammettendo che sia una grammatica tradizionale, quindi non un metodo particolare, non la grammatica per la grammatica valenziale o altre metodologie più, come dire, sperimentali e innovative, quando ci riferiamo alla grammatica in Italia, in realtà gli editori sostanzialmente si guardano intorno nel loro orticello, ma non fanno, come dire, grandi tracciamenti. Guardano quelli che sono i libri più diffusi, quelli che sono i libri più adottati, guardano a che peso specifico hanno gli argomenti, i vari argomenti nei libri più adottati e alla fine, dirottano o bene o male, insomma, guidano l'autore nella fogliazione sulla base di quello che si trova, di quello che le scuole adottano di più, che è un ragionamento che dal punto di vista commerciale sicuramente ha un suo perché, ha un suo senso, questo è indubbio, però ecco, si rischia spesso di fare dei libri che assomigliano, anche libri di case editrici differenti, che assomigliano un po' tutti a se stessi, che sono uno la replica dell'altro. E questo perché? Perché manca nella scuola italiana, e non solo nella scuola italiana, ripeto, un'idea di produzione editoriale un pochino più orientata all'utilizzo. Noi abbiamo libri che spesso, non so se sia questo anche il vostro caso, ma abbiamo libri che se uno va a guardare la fogliazione, spesso sono ipertrofici. Cioè spesso abbiamo libri di cui facciamo pagare sonoramente le famiglie i prezzi di copertina che a conti fatti vengono usati per il 50%, nel migliore dei casi il 60%, quindi si tende a prediligere la quantità nell'offerta piuttosto che, non mi verrebbe dire la qualità, perché poi non sono libri qualitativamente scadenti di per sé, ma un principio un pochino più oggettivo e scientifico di selezione dei contenuti. Ecco, se voi guardate questa slide, la cosa interessante è che, per esempio, guardiamo gli estremi, il predicato è una unità di testualità. La cosa interessante è che tutto sommato
Quello che emerge in maniera palese, anche e soprattutto dagli elementi di grammatica, dalle unità di grammatica, è un problema dei ragazzi con il testo. Cioè i ragazzi non capiscono più i testi elementari. Ok? E questo vuol dire ovviamente connettivi, vuol dire pronomi, vuol dire, come dire, gli elementi fondamentali della sintassi, ecco, mettiamola così, almeno della sintassi testuale. Ecco. Le relative dentro un libro di grammatica hanno un peso specifico abbastanza relativo, mentre se ci pensate sono il primo introduttore alla subordinazione, no? Quello più diffuso in assoluto in italiano. E forse dovremmo ripensare, ecco, le grammatiche non tanto sulla base di quello che è successo l'anno prima o 2 anni prima o 3 anni prima, ai libri che vanno meglio sul mercato, ma davvero a quelli che sono i problemi concreti dei ragazzi, che sicuramente tutti voi conoscete bene, cioè non scopo l'acqua calda dicendo che i ragazzi non leggono più i testi, che non capiscono più le frasi elementari, che si impappinano con i pronomi, eccetera, eccetera. Però, ecco, io non vedo ancora dal punto di vista editoriale una proposta, un'offerta di soluzione mirata. Vedo più che altro al massimo un allargamento della fogliazione, del numero degli esercizi, vedo una proliferazione di quaderni e quadernetti, vedo anche un abbassamento medio, se devo essere sincero, del livello degli esercizi, ma non c'è, ecco, un criterio veramente oggettivo e scientifico che guidi nella produzione dei materiali. E questo secondo me è abbastanza importante, perché il rischio è quello di abbassare il livello senza raccogliere poi quelli che sono rimasti indietro. L'impressione che abbiamo avuto noi in questi 2 anni è che c'è stato un abbassamento colossale, nonostante in tutti i libri ci siano strumenti e percorsi di recupero, di potenziamento, eccetera. Quindi probabilmente qualcosa dovrebbe cambiare. È un po' come se nell'ambito della sanità, come dire, la maggior parte dei laboratori registrasse un innalzamento delle percentuali di colesterolo, di obesità, eccetera, e a livello sanitario, a livello non si facesse nulla, non si facesse un programma specifico, non si desse un'offerta per risolvere certi problemi. Capisco che la metafora patologica forse è un po' forte, però la scuola è abbastanza importante. Vediamo. Ho fatto qualcosa di male. Vediamo qualche esempio concreto. Ecco, questo è interessante perché qui entriamo un po' nel mondo del nostro lavoro dietro le quinte, no? Cioè come lavoriamo noi, adesso vi ho fatto un inquadramento, però ecco, sul singolo e esercizio. Ecco, prendete questo esercizio. Io chiaramente ho preso degli esercizi, non ho preso esercizi di tutte le unità, e tra l'altro ho preso esercizi di un'unità che non è tra necessariamente le più sbagliate, però è una delle più sbagliate, ok? Quella sui pronomi personali, e che però vi dà una misura di quelli che sono i problemi, almeno di quelli che noi registriamo come i problemi principali oggi. Questo era un esercizio di completamento. Libero, nel senso che noi qui chiedevamo di completare, come vedete nel testo a sinistra, il testo con i pronomi personali opportuni. Qui la maggior parte dei ragazzi ha risposto in realtà male, nel senso che il 53% dei ragazzi in questo esercizio ha risposto male, il 47 in realtà ha risposto bene, e sono quei 2.660 ragazzi che hanno risposto correttamente, però è interessante vedere come si distribuiscono alcune risposte sbagliate. Io ho preso credo 10 risposte sbagliate più frequenti, ok? E li vedete in ordine di frequenza. Provate a inserire nel testo di sinistra la prima risposta. Ok? Il candidato dovrà analizzare brevemente i due romanzi mettendoli in relazione con la corrente letteraria a cui essi diedero avvio e mettendo, qui chiaramente la risposta corretta era né, mettendone in evidenza le differenze rispetto ai romanzi della generazione precedente, qui, ecco, oltre 300 ragazzi, quasi 350, hanno risposto mettendoli in evidenza le differenze. Ora, al di là dell'errore
virgolette, dell'errore pronominale. Ecco, l'impressione veramente è che è come se non ascoltassero la loro lingua, come se non sentissero più la lingua loro. Cioè, c'è evidentemente un problema di analisi logica, ok? Però c'è anche l'impressione che siano saltati i nessi di riconoscimento naturale. Ecco, come sapete, sulla grammatica noi riflettiamo a partire da una conoscenza naturale, ok? Nel senso che la lingua la impariamo ben prima di imparare la grammatica, poi ci riflettiamo sopra, c'è cioè una fase di riflessione linguistica in cui dovremmo andare a incastrare le nostre conoscenze, ok, istintive, naturali, con le categorie che la grammatica, anche solo a titolo descrittivo, ci mette a disposizione. Io ho l'impressione sempre di più che questi ragazzi non si ascoltino, è come se, cioè questo non è un esercizio in cui devi darmi delle definizioni, qui dovevi semplicemente usare l'orecchio, ok, e vedere se è quello che io ti do qui, che tutto sommato non ti chiedo appunto di definire, non ti chiedo di definire lì o né, potesse funzionare. Sempre di più vediamo problemi di questo tipo, cioè vediamo problemi in cui anche testi molto semplici, testi che rasentano, non sono frasi semplici, ma è un periodo molto semplice quello che abbiamo, davanti, non vengano percepiti. Questo è uno degli elementi che noi, come dire, su cui noi cerchiamo di riflettere, perché se c'è questo tipo di problema, verosimilmente, ecco, un lavoro, un'offerta editoriale sui pronomi personali dovrebbe tenerne conto, cioè dovrebbe tenerne conto del fatto che uno dei problemi che hanno questi ragazzi è di non avere più come contraltare alla loro riflessione linguistica la lingua naturale. È come se, come dire, come se non riconoscessero più, non ci sia un meccanismo di riconoscimento maieutico, no? Il buon Montali diceva che conoscere è sempre riconoscere, questo vale assolutamente per la lingua, perché se tu non riconosci quello che senti, è molto difficile incastrarlo, incasellarlo. Prendiamo, a proposito sempre di pronomi, io chiaramente ho cercato di fare un discorso un pochino coerente su questi esercizi, ma se ne potrebbero fare decine di questi discorsi, di queste sonde a livello trasversale. Questo è un altro esercizio in cui la consegna chiedeva di trovare l'antecedente di quelle particelle pronominali che sono in rosso. Quindi lei mi parlerà della mia coscienza quando verrò a confessarmi con lei, in quanto al mio onore ha da sapere che il custode ne sono io e io solo, e che chiunque ardisce entrare a parte con me di questa cura lo riguardo come il temerario che lo offende. Noi scegliamo apposta dei testi, in questo caso non troppo semplici, testi d'autore, anche letterari, ma in realtà su Itaca trovereste testi di un po' di tutti i tipi, dalle canzoni ai giornali, ai testi sul web. Cerchiamo di essere vari, perché ci interessa il più ampio spettro possibile di conoscenze. Comunque qui si trattava di capire quali fossero gli antecedenti di quelle due particelle. A parte, come dire, la difficoltà che hanno ormai in maniera evidente ed eclatante i ragazzi a capire le consegne. Se io ti chiedo di trovare l'antecedente, gli antecedenti, evidentemente, se sono due particelle pronominali, saranno due gli antecedenti. Come vi dire, la maggior parte in questo caso ha risposto correttamente, ok? Però, ecco, la maggior parte è risicata, perché il 48% ha risposto male. E chi ha risposto male in maniera più frequente non ha dato quell'onore che voi vedete in giallo, e perché non ha dato tutte le soluzioni, cioè si è fermato prima. E poi c'è gente che ha risposto cose tra le più disparate, custode, coscienza, ecco, è come se un testo, per carità, questo è sicuramente più complesso di quello che, ma io direi più complesso soprattutto dal punto di vista lessicale, ecco, mettiamola così, di quello precedente, è mancata completamente, o mancata in maniera, insomma, in maniera massiccia, anche se non preponderante, l'idea di coesione. È come se non capissero più i pezzi, a che cosa si riferiscono, non capiscono più di che cosa si sta parlando. Ecco, l'impressione che abbiamo noi è che sempre più spesso, se uno va a indagare, i ragazzi non capiscono davvero quello che stanno leggendo.
Questo è interessante perché questa frase, insomma, alla fine noi che facciamo anche degli esercizi di composizione, anche se chiaramente non hanno niente a che fare con gli esercizi di traduzione dal latino, sono esercizi in cui si chiede di comporre delle piccole frasi, però li mettiamo in calce del materiale per capire come se la cavano non soltanto nell'analisi grammaticale, logica e del periodo, ma anche nella produzione su base grammaticale. Cioè, spesso la linguistica dice che se tu sfrutti una parte del tuo cervello per produrre lingua, l'effetto che ne avrai dal punto di vista della memorabilità di quelle categorie sarà più efficace che non se tu ti limiti semplicemente ad analizzarla. Quindi ogni tanto gli chiediamo appunto di produrre delle frasi. Ora, la fase qui era estremamente semplice, ok? Bastava scrivere le pianteranno, perché si chiede comunque di comporre una frase in cui ci sia un pronome personale complemento oggetto, e come vedete, anche qua, per carità, la maggior parte ha risposto correttamente, il 54%, però comunque una buona metà non ha capito evidentemente che cosa doveva fare, e qui davvero qui ci si sbizzarrisce sul tipo di risposte che danno. E qui siamo non a livelli, come dire, elementari di testo, ma più che elementari, nel senso che qui evidentemente nel momento in cui passiamo dalla riflessione, ecco, alla produzione, è ancora peggio. Cioè qui, anche se gli facciamo fare gli esercizi con due elementi, in questo caso con pochi elementi, non si riesce davvero a capire, a collegare lato studenti, perlomeno, ripeto, come dire, in una parte massiccia di loro, che cos'è un pronome personale complemento oggetto. E qui parliamo comunque di studenti che sono al liceo, ecco, quindi non parliamo di una prima media, ma parliamo di una prima superiore. Questo è un po' il quadro. Chiuderei, forse ce n'è ancora uno, ecco, chiuderei con questa, che è l'altra faccia di quello che vi ho appena detto. Qui si trattava di selezionare le frasi in cui gli è un pronome personale, quindi qui sicuramente siamo a un livello molto molto basso, ok? Di nuovo l'impressione è che molti non abbiano semplicemente capito che erano le frasi, non la frase, per cui abbiamo quelle due prime risposte che vedete in alto, sono risposte corrette ma comunque parziali, e gli altri invece hanno risposto come vedete, insomma, no? Quindi fino a gli aironi erano tornati, sono saltate completamente anche le categorie minime della grammatica. Ecco, in tutto questo io qui chiudo. Noi abbiamo questa impressione che il book in realtà non stia alle medie piuttosto che alle superiori. Il problema grosso, verosimilmente, è nella quantità di ore che possiamo dedicare a questa disciplina, nella relazione interdisciplinare che questa disciplina ha con le altre, in particolare appunto con le altre sottodiscipline dell'italiano, quindi l'antologia, l'epica. Gli dati invalsi sono abbastanza evidenti a tutti. A noi che ormai serviamo un arco, come dire, di apprendimento molto ampio, noi facciamo lezioni dalle scuole medie all'università con il privato, l'impressione che abbiamo sempre di più è che ci sia un progressivo slittamento degli apprendimenti verso, come dire, in avanti, per cui si fa alle superiori quello che si sarebbe dovuto fare alle medie, si fa all'università quello che si dovrebbe fare alle superiori, e questo in realtà non ha molto a che fare con il digitale, però ecco, sì, il digitale probabilmente potrebbe aiutarci a focalizzare un po' di più, a tracciare un po' di più gli apprendimenti e a scegliere delle soluzioni un pochino più mirate. Spesso nella produzione editoriale spariamo delle cannonate per uccidere delle formiche e poi non ci rendiamo conto di quelli che sono i veri disagi e i veri problemi. Allora, la mia prima reazione è questa che vedi in forma gestuale. Allora, prima di dare la parola a Samuele Bonamonti e Sara Gigli per aprire la parte interattiva,
Vorrei dire un paio di cose rapide. La prima cosa rapida è, anzi rapidissima, è così si fa, cioè così si fa. Per quanto riguarda la piattaforma come strumento indispensabile per la didattica articolata in tutte le sue varie fasi, che non escludono minimamente la lezione in presenza, la lezione frontale, eccetera, ma come supporto all'intero processo. Ecco, e quindi bravi, e mi conforta molto che voi lo facciate. Trovo incredibile, ma come moltissime altre cose in Italia, io trovo incredibile, ecco, trovo incredibile che lo facciate solo voi. Ecco, cioè, e questo dovrebbe essere, secondo me, la base che tutte le case editrici adottano. Poi, adottando una base di questo genere, si potrebbero differenziare a chi è più ganzo e chi è meno ganzo per particolari strategie, eccetera, eccetera, ma che nessuno adotti questa base lo trovo tanto incredibile come moltissime cose della vita pubblica italiana. E, una cosa su questo quadro di errori. Allora, questo quadro di errori avrà diverse cause. Leggo quello che ha scritto Sara Gigli, quadro drammatico ma condivisibile, è vero, avrà varie cause, ma una della inefficacia dell'insegnamento grammaticale è quella a cui tu, Matteo, hai fatto riferimento, e cioè che non sono abituati ad attivare la loro competenza nativa. Ecco, non sono abituati ad attivare la loro competenza nativa. E questo è proprio importantissimo, questo torna con quello di cui io sono convintissimo, tanto che sto orientando da anni questi corsi di aggiornamento intorno a questo concetto centrale. Ma la competenza nativa, come dice la parola, è una competenza di cui tutti siamo dotati per il semplice fatto che siamo nati in una comunità di parlanti, ma la teniamo straordinariamente inutilizzata sul piano della riflessione, sul piano della crescita della propria consapevolezza. Ecco. Quindi qui credo che si apra una strada completamente nuova rispetto a quello che fanno tutte le grammatiche, che, come hai detto giustamente, sono tutte uguali, sono tutte indifferenti al monitoraggio dei risultati e sono, in quanto tali, tu hai detto che i ragionamenti che fanno le case editrici hanno un loro perché, sì, avranno un loro perché, ma io vedo anche la loro insipienza. Secondo me, ecco, rovesciando quello che hai detto, non hanno un loro perché, sono frutto di insipienza. Perché se un imprenditore fosse più intelligente, ecco, diciamo che non c'è un Steve Jobs nell'editoria, ecco, cioè si inventerebbe qualcosa di nuovo, è vero? Ecco. E, va bene, questo solo, e poi invece soltanto una domanda, ecco, la versione di Ithaca per le scuole medie che state preparando, ci dici due parole, due, cioè è la stessa autrice Giuliana Zeppegno che la fa? Prima domanda, seconda domanda, ha la stessa struttura di questa, diciamo ridotta, ma insomma fondamentalmente la stessa struttura? In realtà è tutt'altro che ridotta, perché come dire, uno dei feedback che abbiamo avuto su Ithaca biennio è che ci siano delle parti di sillabo tanto dense.
Questo feedback l'abbiamo avuto sia da qualche classe delle medie che ha sperimentato nel tempo l'utilizzo di Itaca, sia da qualche docente del biennio delle superiori. Quindi l'impressione è che ci siano unità che sono, come dire, troppo dense per essere in effetti assegnate in un arco temporale ridotto, cioè al docente serve più tempo per poi poter assegnare quell'unità, o al contrario dà un carico eccessivo se ragiona in termini di classe rovesciata, ecco. Per cui ci siamo, come dire, ci abbiamo ragionato su con Giuliana e abbiamo ritenuto necessario spacchettare molto di più, perché se questo feedback ci arriva già dal biennio delle superiori, va da sé che tendenzialmente alle medie l'esigenza sia quella. Ma in effetti, appunto, avevamo fatto una piccola sperimentazione sulle medie e quello era stato il feedback, cioè i docenti erano al contempo contenti di avere uno strumento di questo tipo e in difficoltà perché di fatto era alto per gli studenti delle medie, di fatto lo è anche sulle superiori, le percentuali di errore che registriamo parlano chiaro. Ma al di là proprio della difficoltà dei singoli esercizi c'era questo problema in qualche modo, per cui il sillabo medie in realtà è molto esteso. Partiremo da una selezione di unità, perché chiaramente insomma andiamo a vedere che cosa succede, nel senso che vediamo se piace. Noi siamo soliti procedere in maniera piuttosto empirica e dialogando con i nostri docenti il più possibile, questo da sempre. Quindi siamo soliti, per esempio, fare delle survey in cui insomma coinvolgiamo direttamente i docenti che utilizzano i nostri prodotti e probabilmente faremo altrettanto, per cui partiamo da una selezione di unità e andiamo a vedere se piacciono, se insomma se funzionano. E da lì, se è così, andiamo ad estendere il sillabo ben volentieri. Sì, sì. Comunque la struttura è la stessa, il sillabo è sì, sì, stesso, assolutamente. La macchina è la stessa, quindi... La macchina è la stessa. Sì. Va bene. Allora, darei la parola a Samuela, allora, che è abitualmente la nostra regista dei sondaggi... Ci sei, allora, Samuela? Sì, ci sono. La videocamera spenta. Pensavamo di modificare la scaletta, diciamo, di queste domande per partire da un'osservazione su queste analisi quantitative che ci ha fornito Matteo Boero per testare un po', insomma, le opinioni dei corsisti. Quindi pensavamo di partire da quella batteria di domande. Un attimo che metto il link in chat. Questa è la prima domanda, se avete riconosciuto i vostri studenti nelle analisi quantitative che ha fatto Matteo Boero, e poi se appunto avete osservazioni da fare in merito, cioè se gli indici di errori presentano forti differenze rispetto a quelli illustrati, indicate quali sono. Ecco, abbiamo dato delle indicazioni, però poi potete scrivere le osservazioni che ritenete. Come diciamo ad ogni incontro, preferiamo che lo scriviate qui anziché in chat, perché possa restare una memoria da condividere poi anche con gli ospiti, insomma. Quindi ecco, guardiamo la torta, si chiedeva se Matteo Boero, se avevano riconosciuto i loro studenti nelle analisi che ci hai illustrato, piuttosto drammatiche come le definiva Sara, e il 70% dice molto, il 23% del tutto, molto, e solo il 7% poco. Sì, è ovvio che io ho, come dire, ho messo il dito nella piaga, nel senso che se avete visto, in realtà, guardando a livello macroscopico, a parte un caso, credo, dei tre che abbiamo citato sui pronomi personali, gli altri tre
casi su quattro, la maggior parte degli studenti aveva risposto correttamente. Ecco, quando uno fa vedere i dati, spesso ci si focalizza, insomma, su quello che si vuole indicare. La prima volta che hai fatto vedere l'istogramma, io pensavo, ho detto, come siamo bravi, siamo ben oltre. Purtroppo... Poi ho capito che non era quello il senso. Okay, noi vediamo anche delle forti differenze, per esempio, tra nord e sud, è inutile negarlo, nel senso che è chiaro che per avere un quadro, come dire, per avere un quadro oggettivo veramente, dovremmo avere i dati normalizzati, ok? Quindi le forchette di dati normalizzate, però noi abbiamo almeno un 40% delle classi da Roma in giù. E la situazione che vediamo in particolare a livello linguistico, comunque sulle materie che vi ho fatto vedere, è diversa oggettivamente da quella del nord Italia. Cioè si riflettono abbastanza da vicino i dati che per esempio porta l'Invalsi, con delle eccezioni ovviamente che dipendono insomma spesso dalla tradizione di quel liceo piuttosto che di quell'altro, però... La cosa che mi fa più pensare è che i dati di Itaca e a maggior ragione quelli di Alatin per il 70-80% riguardano i licei. Perché io credo che se andassimo a toccare anche in maniera massiccia gli altri istituti dove noi non siamo, il dato sarebbe ancora diverso. Ancora diverso. È ancora peggio. Altro che drammatico, allora. È una scuola che dovrebbe preparare l'università e è evidente che una buona fetta, magari non maggioritaria, ma vicina alla metà degli studenti, non capisce quello che legge. Sì, sì, quello è. Io volevo riallacciarmi a quello che aveva detto il Tavoni, che appunto sembra che lo facciate solo voi, perché da insegnante questo tipo di report io me lo sono ritrovato davanti soltanto quando alcuni responsabili della scuola che si occupano degli Invalsi ci danno un report dei risultati dell'anno precedente, confrontandolo con la media nazionale. Devo dire che per me da docente è una novità poter avere questo report addirittura per ogni singola competenza in grammatica dei miei ragazzi. Ecco, la trovo qualcosa di incredibile da vedere proprio ogni volta che viene data una batteria di esercizi. Ecco, questa cosa mi ha colpito molto, insomma. Vediamo come hanno risposto. Quindi dicono che sono in linea, non ci sono troppe differenze. Qui si parla della difficoltà tra formativa e forma passiva. Sarebbe interessante. Mi piace la risposta, i miei dati sono meno confortanti, no? Sarebbe troppo bello. Vi racconto una cosa interessante dei primissimi passi sul latino, su Alatin. Finché si fa morfologia, tra virgolette, nuova, cioè le declinazioni, eccetera, i tassi di percentuali sono importanti, di errore, sono importanti, ma non così 18, 20, 25%. Il primo elemento, il primo argomento su cui scivolano tutti e passiamo da una media del 20% a un 40-45% di errori è il dativo di possesso. Il dativo di possesso, come sapete, è il primo costrutto asimmetrico in latino e quindi il primo costrutto in cui le due lingue non si parlano, ma presuppone una certa confidenza con il passaggio dalla diatesi attiva a quella passiva, perché altrimenti non ne esce. Ecco, lì capisci in maniera, come dire, eclatante quello che scriveva la collega prima, no? Cioè, nel passaggio dall'attivo al passivo, che è tutto sommato una cosa che almeno fino a qualche tempo fa era un tassello fondamentale, ma comunque dato almeno all'ingresso del liceo, lì i liceali, quindi non parliamo appunto di altre categorie, i liceali scivolano quasi in massa. E questo fa pensare, perché non riescono più a vedere la lingua da due prospettive diverse. Ed è uno degli indizi per me più eclatanti, no? Quando facciamo il confronto con Itaca e con Alat. Io vorrei dire una cosa un po' in contrasto con quello che diceva il prof. Tavoni prima, cioè noi siamo molto ottimisti
che possiamo riuscire a sfruttare le competenze native, ma io ho l'impressione che di avere di fronte alunni che non hanno in molti casi delle competenze native di alunni di 10-15 anni fa. Io a volte dico a loro: ragazzi, ma siete italofoni in battuta, perché trovo veramente delle difficoltà anche di comprensione di testi semplici che mi lasciano sconvolta. Probabilmente per, io non so immaginare il motivo, però probabilmente legato a una comunicazione più difficoltosa in ogni contesto, non è solo il contesto scolastico. Questi parlano poco, comunicano poco, leggono poco, ascoltano poco e le competenze native nel corso degli anni si sono indebolite. Certamente, posso fare un'osservazione? Certamente. Allora, c'è un arretramento culturale in tutte le materie, no, insomma in tutti i campi della vita e quindi in tutte le materie che lamentiamo continuamente. Nello specifico della propria lingua nativa, per tutti quelli per cui l'italiano è una lingua nativa, che non sono tutti ma sono la grande maggioranza, allora, quello che dici tu è la fotografia della situazione, ma per fortuna il cervello è sempre quello, cioè se negli ultimi 40 anni c'è stato un certo decadimento socioculturale, però il cervello si era formato attraverso molte decine di migliaia di anni di evoluzione della specie, quindi è sempre lì pronto ad attivare le sue straordinarie potenzialità. Ecco, solo che noi non lo facciamo mai. Cioè tutti questi libri non fanno mai ricorso a questo, nessuno. E quindi si può fare qualche tentativo a vedere se concretamente, basandosi su questa idea, si riesce a produrre qualche percorso del quale poi si possano verificare i risultati. Io ho idea che siamo davanti a un cambio antropologico epocale, proprio epocale, e non è legato ovviamente a un'età dell'oro o del bronzo a livello intellettivo, anche se guardiamo la letteratura, per esempio molto anglosassone, sui QI, sui quozienti intellettivi, sono in caduta libera dal 1970, okay? Loro che li tracciano periodicamente, ma il punto vero è che evidentemente non possiamo pensare, almeno io non voglio pensare che sia un decadimento a livello fisiologico, però antropologico sì. E secondo me quello che dicevo prima sulla comunicazione va visto in una scala di proporzionalità inversa, cioè non è che non comunichino, c'è un'inflazione di comunicazione e che la comunicazione è estremamente rarefatta, cioè è estremamente poco densa, è poco densa di complessità. Questi ragazzi comunicano di continuo in maniera esponenziale rispetto a quello che facevamo noi, è una comunicazione spesso mediata anche dallo strumento digitale, no? Quindi comunicazione su WhatsApp, comunicazione sui social, sempre di più comunicazione non verbale peraltro. Il linguaggio degli emoticon, il video è uno strumento di comunicazione incredibile, ma è completamente immaginifico, cioè parte da quello. Al tempo stesso questa cosa è un fortissimo atrofizzatore a livello linguistico, cioè se tu fai poca fatica a cercare qualcosa, a scrivere qualcosa, te lo ricorderai di meno, fungerà sempre di meno da plasmatore dei tuoi costrutti logico-sintattici. Quindi è chiaro che se tu parli costantemente a una comunicazione di grado zero, il livello medio della tua comunicazione sarà di grado zero. Cioè è una cosa quasi, e quindi è antropologico il cambio. Come si risolve questa cosa? Non ne ho la più pallida idea. Certo che è un meccanismo di cui dovremmo farci carico tutti, perché purtroppo è un po' come la rivoluzione delle auto rispetto ai cavalli, cioè è una di quelle cose, è inutile pensare, li faccio comunicare di meno su WhatsApp, però posso,
Posso fare un'osservazione anche su questo che hai detto? Allora, bisogna fare più fatica, tutti siamo d'accordo che bisogna fare più fatica, ma in che direzione? In che direzione? È vero, credo che tutti pensino a fare più fatica verso l'esterno, diciamo, verso la complessità del mondo esterno, verso la complessità dei testi che stanno intorno a noi. Ripropongo l'idea di esplorare la propria competenza linguistica, ecco, non facendo riferimento tanto a Chomsky quanto a Sant'Agostino, cioè in interiore homine habitat veritas. C'è uno spaventoso deficit di introspezione che noi vediamo sotto il profilo grammaticale. Ecco. Anche questa è a risposta libera, vero? Sì. Sì, risposta aperta. Va bene, cominciamo a vedere le risposte. E... condividiamo tutti, mi sembra. Allora, mentre si formano le risposte, vi leggo una cosa che è stata scritta sulla chat, e cioè che di fronte a tutti i pregi di questo metodo, però incontra difficoltà di tipo normativo, burocratico, perché bisogna iscriversi attraverso la mail. E c'è un problema di privacy, mi sembra una roba lunare, come quelli che non volevano mettersi l'app Immuni per paura di essere tracciati, quando Google sa in ogni momento dove mi trovo io in Italia, all'estero, dovunque, è vero, con la precisione del metro, hanno paura di essere tracciati se si mettono l'app Immuni. Comunque, in cosa consiste questo problema scolastico? Ma allora, in realtà, secondo me, in questo senso la pandemia dovrebbe aver dato una mano, perché oramai tutti gli studenti sono dotati di una mail scolastica, mentre sì, prima non era così. Uno. Due, noi siamo un editore di scolastica, ecco. Quindi, non so come dire, ma sulle nostre applicazioni non vendiamo niente, non c'è alcuna pubblicità e i dati che abbiamo in mano sono semplicemente utilizzati per fornire appunto una reportistica ai docenti e anche agli studenti di quello che fanno per studiare come si comportano e quindi per esempio riportarvi delle slide interessanti come quelle di oggi. Non facciamo nient'altro, non vendiamo a nessuno nulla, cioè non vendiamo dati a qualcun altro, quindi anch'io lo trovo assurdo nella misura in cui appunto in realtà uno degli strumenti più utilizzati è stata proprio la suite di Google, cioè voglio dire, hanno paura di noi che siamo un editore di scolastica e non hanno paura di Google. Io questa roba non, francamente non riesco a capirla, mi verrebbe da dire che ai dirigenti reticenti possono dare il nostro numero di telefono e glielo spieghiamo, ma sul serio, nel senso, però... E aggiungo, in realtà io me ne sono occupato un pochino più lato burocratico, quindi è una risposta un pochino più, come dire, ufficiale la mia. Il vero intervento, il vero cambio di passo è stato quello del garante. Il garante in piena pandemia, siccome prima evidentemente non sapeva cosa fare, ma abbiamo avuto bisogno di una pandemia perché ci arrivasse, ha sostanzialmente dato alle scuole il mandato di firmare con ogni piattaforma, con chiunque trattasse dei dati,
e c'è una differenza ovviamente tra dati sensibili e dati non sensibili. Noi non trattiamo dati sensibili banalmente perché non sappiamo, per esempio, se uno studente è DSA, ok? Gli diamo la possibilità di usare degli strumenti, ma non lo tracciamo come dato. Ma non trattiamo dati sensibili banalmente perché non trattiamo, per esempio, il suo viso. Noi non abbiamo le call, non abbiamo la condivisione dei materiali. Il nostro è uno strumento di utilizzo editoriale, come diceva Zoe. Però, nonostante questa differenziazione tra piattaforma gestionale, WeSchool, Classroom, che invece gestiscono questi dati, e piattaforme editoriali come la nostra, come quella di Zanichelli, eccetera, il garante ha detto comunque sia, dovete normare questi dati, questi aspetti. Se la scuola che chiede attraverso il preside o più spesso attraverso il singolo docente di iscriversi a una piattaforma, è la scuola sostanzialmente che è titolare del trattamento dei dati, ok? Il garante ha chiesto alla scuola di dotarsi di un DPO, di una persona responsabile del trattamento dei dati, ok? Che in genere è un legale a cottimo pagato dalla scuola o è un quadro interno che comunque ha aspetti di che si occupa di aspetti legali, ok? E il DPO può chiedere, ovviamente non è che debba farlo, noi siamo a disposizione perché il problema paradossalmente non è nostro, ok? Può chiedere alla nostra casa editrice di avere un contratto, noi abbiamo chiaramente dei contratti pre-impostati che poi all'occorrenza vengono modificati secondo la richiesta della scuola, nel quale si norma più che l'utilizzo delle macchine che è descritto pienamente già in tutte le nostre policy, per esempio qual è il periodo di durata dei dati non sensibili ma di apprendimento in piattaforma. Ok, cioè se io voglio come scuola dire no, tu questi dati tra 5 anni li cancelli, noi tra 5 anni li cancelliamo, il che vuol dire che li renderemo anonimi e li useremo poi a scopi di ricerca senza che siano associati a un nome e un cognome. Ok, quindi da questo punto di vista diciamo che sicuramente il garante, come in genere il ministero, ha complicato le cose, ma come diceva Zoe, tutto sommato c'era effettivamente un vuoto normativo. E quindi questo vuoto normativo noi chiaramente in tempo reale abbiamo dovuto riempirlo. Devo dire che questa cosa non ha creato di fatto dei problemi nella nostra gestione con le classi, ecco, con le scuole. Scusi, si faceva riferimento al cartaceo in una di queste osservazioni dicendo che magari i ragazzi perdono ancora di più l'uso della penna e così via, ma una curiosità, la grammatica quella cartacea ha comunque la versione di esercizi concepita con questa gradualità, diciamo, che ci avete presentato nel digitale? C'è comunque degli esercizi per padronanza, come li avete definiti, insomma, per raggiungere in modo tale che i ragazzi possano rendersi conto di quanti esercizi hanno bisogno? Allora, il cartaceo in realtà, come dire, la nostra vera parte laboratoriale è in digitale, quindi mentre si può adottare il solo digitale senza la carta, non è possibile il contrario. E lo sconsiglio vivamente, cioè io sconsiglio vivamente ai docenti di adottare Ithaca se non hanno intenzione di usarne il digitale, perché non è la scelta giusta, non ha senso. Per cui Ithaca ha una foliazione che è pari a quella delle sue colleghe grammatiche, ma l'abbiamo utilizzata in modo diverso. Quindi, per esempio, abbiamo usato molto il carattere ad alta leggibilità, che è un carattere che occupa tanto posto. Sì. Per cui, per dire, abbiamo usato quel carattere lì per tutte le parti di laboratorio cartaceo, per tutti i box di approfondimento, eccetera. Quindi, dato sì che il grosso del laboratorio è online, potevamo permetterci di dare più spazio ad altro. Abbiamo messo mappe concettuali praticamente per qualunque argomento, eccetera. Sul cartaceo ci sono sì degli esercizi, certo, non ce ne sono neanche poi così pochi. Tendenzialmente abbiamo scelto di agganciarli al testo, quindi
si parte, cioè, come dire, su Itaca c'è un'attenzione particolare ai testi degli esercizi. Volutamente abbiamo cercato di utilizzare testi autentici, quindi sia testi letterari sia testi di altro tipo, ma comunque testi autentici, anche del parlato, per dire. Quindi spesso abbiamo cercato di ridurre al minimo le frasette costruite ad hoc per l'esercizio di grammatica. Dopodiché, appunto, tendenzialmente sul libro, sulla carta, troverete batterie di esercizi, tra virgolette, di avvio, no? Per cominciare, quindi per avviare l'attività laboratoriale, e gli esercizi, insomma, che chiudono tipicamente gli argomenti e le varie macro aree, insomma. Però il grosso del laboratorio è in digitale e non ha senso davvero adottare una grammatica come la nostra senza quella parte lì. Bene. Io ho due domande a questo proposito. Uno, vedo qui il cartaceo, euro 28,50, è questo il prezzo? Sì, ancora? Continua ad essere lui. Ecco. Sì, non mi risulta che abbiamo... Solo la versione digitale quanto costa? Io ho una pessima memoria, ma posso recuperarlo. Forse Matteo... ce l'ha invece, non lo so. E la versione digitale cambia in, come dire, in virtù del numero di mesi, quindi l'abbonamento. Se non ricordo male, l'abbonamento annuale è intorno ai 16 euro e l'abbonamento invece cosiddetto regular, che è quello che va da settembre a giugno, deve costarne tipo 12. Non vorrei dire una boiata, ma insomma comunque sia... No, confermo. Grazie. E quanti lo usano come libro di testo unico e quanti lo usano come in più rispetto a un altro libro di testo? Le classi che adottano il cartaceo non sono tantissime, penso siano 60-70 in questo momento in Italia. Quelle che lo usano come digitale sono, credo, circa 200 in questo momento, 200-250 a seconda degli anni. Perché magari appunto sono affezionati a Sensini piuttosto che a Fogliato o altre grammatiche, quindi non si spostano da lì, però adottano il digitale nostro. Poi di anno in anno in realtà queste quote cambiano, però non subiscono mai, insomma, sono aumentate in maniera importante durante la pandemia. Ecco. Però noi abbiamo più o meno in questo momento circa 1200 classi attive in Italia, tra la piattaforma di italiano e quella di latino. Sto guardando le risposte a questa domanda del... Posso dire una cosa? Mi fa sempre strano leggere libro di testo digitale. È qualcosa... In effetti noi usciamo forse un po' dallo standard in qualche modo. Perché Itaca è proprio, come dire, la parte digitale è proprio un laboratorio vero e proprio, non è, è ancora un po' diversa. Il libro di testo sta più di PDF o comunque... Posso commentare le risposte? Certo. Non so se... allora... Nel senso che, cioè, le sto guardando per cogliere suggerimenti utili, insomma. Intuitivo e facile direi che ce l'abbiamo, poi magari perché io la conosco da tanto tempo, Itaca, però è un feedback che tendenzialmente ci danno. Accesso semplice, abbastanza. Uno dei nostri punti di forza è sicuramente l'assistenza, quindi comunque questo di solito, insomma, i docenti che ci usano lo sanno bene, conoscono per nome il nostro uomo assistenza che si chiama Denis e che li segue passo passo, ma di solito hanno anche proprio i contatti diretti con mio e di Matteo, per esempio. Accessibilità reportistica, va bene, gli esempi della lingua parlata reale, Itaca è piena,
non servono grandi competenze informatiche, garantisco. E, cosa leggo ancora? Esercizi chiari e mirati. Ecco, come avete visto, gli esercizi sono sempre appunto piuttosto focalizzati. È uno degli aspetti che secondo me la rende utile anche per un tentativo, non promettiamo nulla in merito, ma per un tentativo con studenti che abbiano un bisogno educativo speciale. Perché appunto gli esercizi sono sempre piuttosto piccolini, il focus è sempre molto chiaro, se c'è un contesto da considerare è in rosso, la consegna è grande. E non dovrebbe essere eccessivamente conciso e molti esercizi mirati. Ok, non sono sicura di capire bene il feedback. Consentire una fruibilità coinvolgente ma allo stesso tempo non appesantire la connessione. Ci siamo occupati anche di questo. Considerate che il sillabo intero di Alatin, che è la nostra applicazione più estesa al momento, pesa a livello di dati più o meno quanto un video di 5 minuti. Parliamo di 2 anni di corso, anche 3 talvolta, perché la grammatica, il sillabo di Alatin difficilmente lo finiscono davvero in 2 anni. Quindi il problema di dati non esiste. Può esistere un problema di connessione. Ci è capitato con Matteo di essere in qualche scuola in particolare, insomma in qualche centro storico in cui i muri sono molto spessi e c'è poco campo, ma lì purtroppo però difficile insomma bypassare il problema, ecco, anche perché salviamo ogni singola risposta, quindi questo fa sì che loro non perdano mai niente, quindi i ragazzi possono entrare su un'unità, fare esercizio, uscire in qualunque momento per qualunque esigenza abbiano, tornare sull'unità e trovarsi esattamente sull'esercizio che avevano lasciato in precedenza. Non perdono mai nulla perché salviamo appunto ogni volta che rispondono. Sì. Volevo solo commentare il tuo commento iniziale sulla l'espressione libro di testo digitale. Noi abbiamo usato l'espressione libro di testo digitale probabilmente perché non avevamo mai visto un laboratorio di grammatica, perché i nostri libri di testo che hanno l'estensione digitale hanno un'estensione che è semplicemente la copia del cartaceo, quindi per noi è proprio questo, il libro di testo, per quello abbiamo usato questa espressione. Non l'avevo mai visto questo tipo di laboratorio, sono contenta di averlo visto. Infatti no, non era una critica, non volevo... No, ma... Lo so che è così, facciamo fatica proprio perché siamo diversi. Per noi sarebbe meglio avercela una concorrenza in qualche modo, ecco. Sì. Però devo dire, da noi ora è iniziata il lavoro dei rappresentanti editoriali. E noi come dipartimento abbiamo chiesto grammatiche e questa non ci è stata proposta. È un problema che abbiamo con la nostra rete di distributori, quella che dovrebbe essere una rete di distributori. E la parabola è un po' questa: siccome il nostro libro ha già un paio d'anni e non rientra tra le novità, per loro, anche se effettivamente insomma la novità risiede nella struttura e non tanto nella data, non è più una novità. E invece è proprio una novità. Il problema qual è? È che, come vi dicevo, il grosso problema degli editori è che, a parte che ormai stanno in mano a 2 o 3 gruppi, no? Come sapete, oggi in realtà i gruppi sono 3, fondamentalmente il gruppo Zanichelli, a cui facciamo capo anche noi, il gruppo Mondadori, che ha acquisito sia Rizzoli che De Agostini, e poi c'è il gruppo Pireson. E nella proliferazione dei marchi, quindi dei vari
ex editori che sono entrati dentro questi grandi gruppi, c'è un'alternanza sostanzialmente, quindi di anno in anno si alternano le grammatiche, si alternano i corsi di latino, i corsi di matematica, per cui quasi sempre il gruppo editoriale esce con una novità, che tendenzialmente è quella più spinta insieme alle due o tre soluzioni che si sono spinte in quegli anni. Poi magari c'è quello dominante che va avanti bene, che fa il botto, come dicono loro, e quello magari appunto... Ci sono nomi che sono quasi intramontabili nell'editoria sì. scolastica, però ecco, tendenzialmente se per loro non fa il botto e non è una novità, non vale la pena portarlo fuori. Io da una parte spezzo anche una lancia per le espansioni. Ci sono le espansioni ben fatte. Io parlo abbastanza frequentemente con i capi delle redazioni digitali, quando ci sono, nel senso che non tutti gli editori hanno effettivamente un net digital nella loro compagine, e che fanno del loro meglio. Quindi secondo me oggi un libro editoriale non è la copia, un libro digitale non è la copia anastatica del libro cartaceo. Certo, se uno mette a confronto la redazione digitale e quella cartacea, non c'è il più lontano paragone. Perché? Perché oggettivamente gli editori fanno il loro mestiere, il loro core business è il libro, e quindi il rapporto è di 1 a 50, 1 a 30 in termini di forza lavoro, di redattori, di autori impiegati nelle relazioni digitali. Questo fa sì che sicuramente l'offerta stia pian piano un po' maturando, stia crescendo, però un conto è un investimento, ecco, come il nostro, che di fatto abbiamo investito il corrispettivo di due o tre opere di grammatica per fare una grammatica digitale, e un conto è invece un budget come quello che hanno in genere i grandi editori sul digitale, che rappresenta più una voce di marketing, ecco, rappresenta di più un pettine che viene venduto insieme alla rivista, che può essere più o meno carino, però chiaro, poi uno in genere scarta la rivista, butta via il pettine e si mette a leggerla, ecco, questo è il succo, no? Quindi è una questione di scelta, come diceva prima Mirko, come dire, a priori di dove vuoi andare. Non vi nascondo che noi facciamo tantissima fatica a sopravvivere in questo mondo. Cioè, le nostre macchine non si mantengono da sole. Noi foraggiamo il nostro comparto editoriale grazie ai servizi di IT, quindi ai servizi di software che forniamo agli editori, perché altrimenti non camperebbero da sole. Il mercato è estremamente lento a recepire questo tipo di soluzioni, c'è una forte vischiosità, per non dire refrattarietà, ecco, del mercato, anche perché, come avete visto, sono soluzioni sicuramente utili, sicuramente comode, ma anche intuitive per certi versi, ma non è affatto detto che riflettano l'esperienza didattica della maggior parte dei nostri insegnanti, anzi, per quanto sia un'impostazione tradizionale, io l'ultima volta che ho parlato con un agente Löscher mi ha detto: ah, sai, lì in quella scuola lì mi hanno chiesto qualcosa di tradizionale e quindi io non ho portato Ithaca. Che, se ci pensi, per certi versi ha un suo perché, per altri, se tu guardi al sillabo di Ithaca, al modo in cui si fa la grammatica, in realtà sarebbe perfettamente, come sì, dire, potabile come scelta, no? Ma confermo che è uguale a tutte le altre, e non è proprio un complimento. È ancora molto così, ma è una scelta necessaria, perché se avessimo stravolto completamente, non dico i pesi delle singole unità, quello l'abbiamo fatto, ma il sillabo sarebbe risultata pressoché, insomma, scostante, sì, no? Nel senso, quindi va bene. La chiederemo ai rappresentanti. Samuela, sì, abbiamo altro? Ho scritto, ho risposto in chat nel frattempo, perché chiedevano appunto a chi bisogna chiedere per poter prendere lezione nel cartaceo, quindi ho fatto che rispondo. Ma la parte laboratoriale, diciamo così, come l'avete definita, la parte digitale, potrebbe essere adottata anche da una scuola media o i testi sono mirati, cioè non sarebbe possibile questo? Allora, è già successo in realtà, cioè tra le classi che ci hanno utilizzato di più figurano alcune classi delle scuole medie, questo per i dati dello scorso anno.
Poi chiaramente la versione che andremo a proporre per le medie sarà più, sarà, insomma, più mirata, ecco. Dovremmo arrivare a settembre con questa nuova proposta per le medie. Cioè ci stiamo lavorando con un buon ritmo, quindi può essere che ci riusciamo anche prima, se riusciamo a chiudere prima magari avremo il tempo di proporre già una survey, per esempio, e di essere, insomma, operativi per settembre. Comunque io vi consiglierei, se siete interessati, vi direi di visitare sostanzialmente il nostro sito internet. Da lì è possibile cliccare su un tasto che dice richiedi una prova. Non so mai se questo tasto sia davvero chiaro, francamente, perché in realtà quello che fate con quel tasto lì è prenotare una telefonata con noi. Spesso se si tratta di Itaca sono io a telefonare o una collega, e semplicemente verifichiamo, insomma, che si tratti di un docente, che la richiesta arrivi da parte di un docente, e poi siamo tendenzialmente disponibili a crearvi un account come docenti. Quindi per noi è un po' come darvi una copia saggio, è un po' il corrispettivo. A quel punto avete accesso alle nostre piattaforme, quindi potete esplorare tranquillamente tutto quello che c'è in macchina. In macchina direttamente avete modo, e ve lo segnaliamo senza problemi, di scaricare anche i PDF dei cartacei, quindi anche, come dire, senza aspettare i tempi dell'eventuale agente di zona, intanto il PDF potete iniziare a consultarlo. E il cartaceo si può anche richiedere chiaramente all'agente Lusher di zona, sono loro che ci distribuiscono. Se non avete riscontro, per favore contattateci, nel senso che a quel punto siamo noi chiaramente ad intervenire chiedendo che la consegna venga fatta. Considerate che siamo soliti oltretutto dare un periodo di prova gratuito per le nuove classi. Quindi come docenti avete, appunto, vi diamo un account che è sempre gratuito, ripeto, come se fosse un po' il corrispettivo di una copia saggio, per quanto riguarda la parte digitale. In più, se volete, potete richiedere l'attivazione di una classe, quindi potete coinvolgere attivamente i ragazzi, e di solito diamo un periodo di prova di 20 giorni. In realtà adesso stiamo concedendo un periodo di prova più lungo, andiamo verso fine anno, quindi ci fa piacere farvi sperimentare l'applicazione fino al 20 maggio, insomma, quindi vi portiamo, diciamo, fino quasi a fine anno scolastico. Per cui potete, se volete, iniziare quantomeno a curiosare, a impratichirvi un pochino, e poi se vi interessa giustamente di più una versione mirata per le medie, siete già in contatto con noi, il che vuol dire che tendenzialmente io avrò modo di coinvolgervi in una survey successiva, in un questionario, eccetera. Samuela, abbiamo altre domande pronte? Noi avevamo delle batterie di domande sulle verifiche sommative e formative. Abbiamo ancora qualche minuto, Mirko, o le teniamo per il prossimo incontro? Ma qualche minuto, sì, scegliene una o due che ti sembrino più interessanti. Vabbè. C'era anche una mano alzata, Paoli, mi sembra. Prego. Intanto... Sì, grazie. Appunto, no, chiedevo se potevo fare una domanda. Io qualche tempo fa, ma penso 4-5 anni, avevo sperimentato insieme a... avevo in adozione un libro della Zanichelli, un'antologia della Zanichelli, e se non mi sbaglio c'era Itaca con domande, o non era quello la stessa cosa, cioè no, che riguardavano... erano sui testi, su un laboratorio sui testi... era una cosa simile, però mi sembrava, ero curiosa di sapere se eravate sempre stati voi, era Storie senza confini. Abbiamo fornito a Zanichelli degli editor di testo negli anni, forse quello più vicino, ma neanche vicino a Itaca, cioè un editor che si chiamava Eugenio e che faceva analisi. Eugenio era Eugenio, sì. Sì, esatto. Eugenio in realtà noi l'abbiamo creato
come prototipo e poi l'abbiamo fornito a loro come editor, quindi i contenuti non sono mai stati nostri, ok? Noi abbiamo creato la macchina, ok? In ogni caso, ecco, Eugenio è un tutor di analisi del testo, non è un tutor A per padronanza, cioè non ha una logica di differenziazione delle domande sulla base degli errori in termini quantitativi, ha una logica di supplenza informativa in caso di errore, cioè se tu fai un errore lui cerca di venirti incontro e di darti più informazioni per risolvere quella domanda, però per esempio non ti cambia domanda, non ti dà no, infatti mi ricordo, però una certa somiglianza l'avevo notata, nel senso, cioè proprio perché c'era questo approccio, no, proprio di testualità, erano domande ovviamente sulla comprensione del testo, gli era legato a un'antologia. Però appunto c'era questo suggerire per portare lo studente a dare la risposta, e quindi È una m'era. tecnica simile, non identica, nel senso che noi abbiamo lavorato così con i primi tutor. Nella fattispecie si chiamavano Cicero ed Eugenio. Parliamo del 2011-2013, insomma, è un libro già di qualche anno fa. E erano tutor dedicati al testo proprio. Quindi c'era il testo sulla sinistra, il tutor sulla destra, che faceva domande di grammatica, ma anche e soprattutto di comprensione del testo. Noi abbiamo un tutor simile che si chiama Alex adesso, per intenderci, che è un po', come dire, il figlio, il discendente di Eugenio, però ragiona in maniera un po' diversa in termini di, per esempio, appunto, volume degli esercizi generati per singolo utente, perché lì le domande in qualche modo erano coonestate dal testo, cioè dato un testo, sì, immaginate un testo di narrativa piuttosto che un testo poetico, insomma, il numero di domande era prestabilito. Quello che si dava in aggiunta erano delle informazioni che potevano aiutare. Quindi la logica era in qualche modo una logica adattiva, si chiama in gergo adattività stretta, ok, ma non era una logica, come dire, palmare come quella di Ithaca, che invece può, rispetto a un singolo argomento, immaginiamo i pronomi, erogare 100 esercizi a uno e 10 esercizi all'altro. Ecco. C'è una logica un po' diversa a livello di struttura di macchina dietro, però sicuramente abbiamo cominciato in quel modo lì a lavorare. È un lavoro che, ripeto, risale più o meno al 2014, 2013-2014. Eh sì, infatti era un po' di tempo fa, no? E quindi questo Alex eventualmente esiste legato a una qualche antologia per la scuola media, io sto chiedendo. Cioè, c'è questo, esiste Alex su un'antologia, chiamiamola così. Allora, non esiste nella misura in cui non abbiamo mai prodotto un cartaceo, ok? Ormai già, insomma, da qualche tempo abbiamo deciso di limitarci a pochi cartacei, ok? Sono più o meno quelli che abbiamo in circolazione, perché, come vi dicevo, in realtà per noi sono anche poco sostenibili sul lungo cioè, sarebbe poco sostenibile produrre un'antologia, perché visto le antologie di oggi sono veramente delle opere monumentali, no? 3.000-4.000 pagine, di cui poi generalmente vengono fruite meno di 1.000. Ecco, quindi non abbiamo mai pensato di fare un'antologia cartacea. Alex è nato durante la pandemia su un segmento anche piuttosto preciso, che era quello dei Promessi Sposi, perché sapevamo che è uno di quegli ambiti più delicati, no? Nel senso che al secondo anno è un testo che dovrebbe leggersi anche così naturalmente, ma poi si fa molta fatica ormai a leggerlo così. E quindi abbiamo cominciato a lavorare lì sopra e è piaciuto molto e quindi abbiamo cominciato a espanderlo. Quindi abbiamo cominciato a fare delle espansioni di narratologia, di analisi del testo poetico. C'è stata poi una parte dedicata alla comprensione del testo puro. Quindi oggi è uno strumento complementare, per cui non c'è un'antologia specifica nostra, ma lo usiamo in accoppiamento alle varie antologie, che ha circa 250 testi, ok? Variamente distribuiti. E se chiedeste un accesso a Ithaca, con lo stesso accesso docente potrete entrare sia in Ithaca che in Alex. Quindi potete visionarlo, provarlo ed eventualmente fare una prova sul campo con i vostri ragazzi.
ripeto, è nato per le superiori, ma come Itaca in realtà si può tranquillamente, per esempio su un terzo anno, testare anche sulla scuola media, perché la gamma delle difficoltà è molto ampia, quindi ci sono sicuramente testi più complessi, ma anche testi molto più accessibili anche per la scuola media. Grazie, grazie. Intanto si vedono i dati, sì, tra verifiche formative e sommative. Quindi prevale il supporto cartaceo, sì, in, sì, entrambi i casi. Sì. In entrambi i casi i risultati sono... Sì, sì. E devo dire, per esempio, che fare le verifiche con Itaca in classe è molto comodo, davvero tanto comodo, perché, eh sì, perché in un'ora di lavoro tu entri, gli assegni la verifica, in genere una verifica ovviamente sta a voi assemblarla come vi pare e quindi metterci dentro più unità, meno unità, ma in genere noi consigliamo di fare verifiche intorno ai 30 minuti, quindi farne magari un po' di più in termini di frequenza, ma più brevi. In un'ora tu entri, assegni la verifica, la fai fare e la commenti già negli ultimi 10 minuti, perché chiudi la verifica, hai isolato in tempo reale, tutti hanno già il voto, tutti hanno la loro, insomma, il voto è un giudizio, il voto è un punteggio, poi si può interpretare o meno come voto, ma comunque è un punteggio in decimi, e sapete già su quali domande sono scivolati di più, quindi potete, come diceva prima Zoe, dimenticarvi di quelle che sono andate bene, perché alla fine magari la maggior parte della classe l'ha, come dire, ha risposto correttamente, e concentrarvi su quelle più delicate. È un uso sempre più frequente. Soltanto nel mese di marzo, che si è chiuso appunto ieri, noi su Itaca abbiamo liberato 20.000 verifiche, quindi in classe, verifiche sommative. Interessante. Posso fare, ormai ci dobbiamo chiudere entro pochi minuti. Samuele, ne volevi fare? No, direi di no, chiudere. Direi di chiudere. Allora, io ringraziare tutti e congratularmi per il vivo interesse che chiaramente ha suscitato la cosa. Vorrei fare, per finire, un brevissimo commento storico. Allora, tutti oggi, nelle risposte che hanno dato i corsisti, hanno detto, moltissimi di loro, che per la prima volta sono trovati davanti a una piattaforma come questa. Per la prima volta docenti molto consapevoli, come sono il nostro pubblico. Allora, questa è un'altra cosa incredibile, è un'altra cosa incredibile, cioè, allora, questa è ottima, eccellente, è una piattaforma didattica. Allora, le piattaforme didattiche con l'e-learning sono state lanciate più di 20 anni fa. Moodle, all'università tutti usano Moodle, eccetera. Matteo mi ha spiegato che questo è meglio, benissimo, però meglio, peggio, eccetera. Comunque è un oggetto, è vero, che è noto al mondo da più di 20 anni. Allora, dopo che Marco Gui ci ha spiegato che vi hanno rotto la testa per 20 anni il Ministero per digitalizzare, incitandovi a digitalizzarvi, e nessuno ha mai dato alla scuola, né parlato alla scuola, di piattaforme didattiche, ma questa è una cosa pazzesca, pazzesca, per cui siamo, ecco, allora, questo entusiasmo di oggi, è vero, sarebbe stato più appropriato nell'anno 1999. Poi c'è chi, qui faccio un'ultimissima osservazione personale, chi come me ha questo pallino metodologico, linguistico, sulla competenza nativa, ecco, allora, questa grammatica che è rivoluzionaria, con 20 anni di ritardo, ma è rivoluzionaria, perché è una piattaforma, è completamente tradizionale dal punto di vista della metodologia linguistica. Allora, se questa cosa è
che è assolutamente standard, è una cosa di nicchia grazie alla piattaforma sulla quale sta. Pensate che nicchia nella nicchia sarebbe una cosa come quella che voglio fare io. E l'ultima domanda che mi pongo è: perché io alla mia età e con tutte le soddisfazioni che mi dà essere impensionato dovrei spendere 2 anni della mia vita per fare questa cosa che non ha nessuna prospettiva, pur essendo nella mia personale convinzione bellissima? Per la gloria, Mirko, per la gloria, ovviamente, la risposta è sempre quella. Del resto anche noi lavoriamo per poco più della gloria, ecco. Cioè, l'aiutiamo noi. Devo dire, sì, saremmo stati più rivoluzionari di quanto non lo siamo stati in effetti. Cioè, qui ci sono delle teste decisamente più... No, non ci siamo spinti più di tanto, perché già così, appunto, come sottolineato... Va bene. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a voi, un saluto. Grazie. Arrivederci.